Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Hello, hello. Ah, perfetto. Non ho testato prima l'inquadratura, sto notando adesso che si vede sullo sfondo il mio aiutante che, ecco, che assumerà le posizioni più strambe possibili. Ciao a tutti quelli che sono collegati. Adesso vedo che mi segnala uno spettatore, ma stasera è una serata particolare, ci sono un po' troppe cose da vedere in TV e poi ho visto che anche sui canali che seguo io ci sono un paio di cose interessanti, per cui non le pubblicizzo perché sennò mi scappano anche quei pochi collegati. Ciao Sandro Delfi, ciao Punga, che è un mio amico di zona, che ha questo nickname. Adesso ne approfitto un po' per sputtanarlo un po', così dalle nostre parti in Emilia la Punga è il topo, quindi giusto per... così poi mi fermo lì, che così vedo che pian pianino qualcuno si sta aggiungendo. Devo ancora capire come funzionano questi contatori, ma già mi sono messo le cuffie, quindi intanto ciao a tutti, buonasera a tutti. Man mano che qualcuno, la gente si collega, intanto vi saluto, grazie anche a quelli che hanno messo il follow questa settimana. E come vedete stasera qui dietro c'è l'aiutante, c'era anche l'altra volta, però ho orientato un po' meglio la telecamera, ho fatto un po' di cambiamenti, piccole migliorie, così per provare a rendere la live. Spero che la voce si senta, mi sembra tutto a posto, dovrebbe essere tutto a posto, quindi perché si fanno mille prove, ma poi alla fine nel caso non si senta nulla, presumo che mi direte, quindi... chiaramente la chat è sempre a vostra disposizione anche per battute, e quindi l'altra volta è sembrato un po' un mega tutorial e quindi immagino che la cosa sia andata avanti un po' come dire una lezione frontale, anche se dovrebbe essere una cosa un po' più leggera, e quindi io trovo degli espedienti, degli argomenti di cui parlare, ma giusto per avere qualcosa da vedere, poi magari in futuro troverò anche delle cose più interattive, farmi aiutare anche da chi si collega nel fare proprio live coding, cioè codifica, scrittura di codice online. E vediamo se è tutto a posto. Allora intanto mi vado a cercare anche un po' di, come dire, la musica di sottofondo, che non sia quella di partenza, era carica ma è un po' coprente, invece questa c'ha un po' di questa è un po' soporifera, forse un po' troppo soporifera. E ok, così sembra una cosa sembra più professionale, solo che non sia troppo alta. Ma allora, l'argomento che ho scelto per questa sera è una tecnologia un po' particolare, però mi andava un attimo di affrontarla, sia perché qualche anno fa l'avevo, come dire, avevo già presentata in una sessione, una conferenza, però siccome se ne parla molto poco, secondo me è una cosa che può essere abbastanza interessante da, come dire, da vedere, ho pensato di riprenderla con qualche demo che avevo fatto a suo tempo, leggermente rivisto, aggiornato alle versioni recenti di Delphi, che è l'app tethering. Quindi si parlerà di app tethering, che è una tecnologia, giusto per fare un'introduzione, che consente a delle applicazioni di
mettersi, come dire, in comunicazione tra di loro in una maniera molto simile a quello che è, ad esempio, il pairing del Bluetooth, in modo da scambiarsi delle informazioni, scambiarsi dati, col vantaggio di avere delle applicazioni che magari girano o tutte e due sul desktop, una sul mobile, e quindi dare luogo a certi degli scenari applicativi che consentono di raggiungere delle funzionalità interessanti. Ad esempio, la cosa più il demo classico è quello della lettura del barcode, ovvero devo leggere un barcode da una scatola, non mi vado a comprare magari un lettore di barcode che è costoso, ho un telefono vecchio, ho un'applicazione che fa la lettura. Il problema poi è trasferire il dato, come dire, dal dispositivo al desktop o a un'altra applicazione che magari lo incolla dentro un campo, e questa tecnologia può essere usata a questo scopo, anche perché, come dire, è molto facile da configurare, almeno per queste necessità, molto veloce, e quindi, come dire, in poche righe di codice, in pochi, come dire, setup, si riesce a mettere in piedi qualcosa che funziona. Io sui social in realtà ho condiviso una schermata dove facevo riferimento alla nonna, perché io l'avevo usato per fare uno scherzo a mia nonna, avevo nascosto un tablet che faceva, e tra l'altro questo demo poi ce l'ho, quindi avevo nascosto un tablet che faceva il verso di un maiale abbastanza, il famoso maiale in curva, quello che si sentiva in televisione, e col cellulare lo facevo andare tenendo il lato device nascosto, e mia nonna si incasinava in giro a vedere dove proveniva questo suono maialesco. E quindi ho anche qualche slide, ero titubante se usarlo o meno, ma ho pensato che magari poteva essere utile, come dire, averle come riferimento, per cui vediamo se si riescono a visualizzare. Pochissime, perché non vuole essere una cosa, anzi, più domande avete, più idee avete sulla questione, adesso man mano che la vediamo, e meglio è, perché così, come dire, ci facciamo una live molto rilassata. L'obiettivo è rilassarci e divertirci, quindi non è un... Poi chiaramente se qualcuno vede qualcosa di nuovo che può essere interessante, chiaramente ben venga, perché magari lo può usare nelle sue applicazioni. Detto questo, quindi cominciamo. Faccio una premessa: gli esempi che vedremo saranno, come dire, qualcuno in chat ha messo il portafoglio, forse conosce, sa di cosa si tratta, non lo so, magari qualcuno l'ha visto in un demo. In realtà a suo tempo, quando doveva funzionare, non ha funzionato, però gli esempi che vediamo sono tutti fatti con Delphi, ambiente di sviluppo. Per chi aveva già seguito la live l'altra volta, l'ambiente di sviluppo su cui al momento sto un po' concentrando queste live, più che altro perché altrove si parla di Python, di .NET, ecco, senza nulla togliere, cerco un attimo un po' di variare, giusto per non trattare ciò che viene trattato anche in tutti gli altri canali. Si parla anche molto di Flutter, e quindi io faccio vedere delle cose che... Flutter ha un grande hype in questo momento, le cose che noi vediamo in realtà ce le abbiamo a disposizione in Delphi, quello che c'è in Flutter da più o meno 2012, quindi tutte le volte, tutte le chat lo scrivo, ma mi prendono in giro, quindi per cui per chi vuole una rapidissima introduzione, Delphi è un ambiente di sviluppo, nasce per Windows, però arriva anche su altre piattaforme ad oggi come Android, iOS, Mac. Qui è una schermata che ho catturato dal sito di Embarcadero, che sono attualmente i fornitori, quelli che comunque come dire, distribuiscono attualmente Delphi, che era a suo tempo di Borland, e qui ci sono un po' di caratteristiche, supporta Windows Store, quindi l'App X, anzi adesso c'è il nuovo formato per lo store di Microsoft, c'è il supporto database, interface SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, c'è dentro di tutto, ci sono dei componenti per l'accesso al cloud, blob storage, gli Azure Table, su quelli non li ho mai sperimentati, ma magari una di queste volte
faremo un, come dire, qualche demo, possibilità di estendere lead ovviamente in vari modi, creare una UI, vedere l'anteprima sul telefono. Stasera tra l'altro useremo anche particolarmente il device, il mobile, perché secondo me c'è più gusto nel vedere delle applicazioni, come dire, in posti diversi. Cosa importante, c'è a disposizione anche una community edition, quindi se siete hobbisti o diciamo anche siete sviluppatori professionisti, magari quando siete a casa e non dietro la rete della vostra azienda, potete scaricarvi una community edition di Delphi, che è una versione gratuita per hobbisti o chi sviluppa open source, che rispetto alle versioni distribuite in precedenza, che cosiddette starter, avevano diciamo solo una piattaforma, solo Windows, non erano così interessanti, mentre qui c'è dentro praticamente tutto, c'è dentro Android, c'è dentro il cross platform, c'è la libreria grafica, c'è la libreria VCL, quindi per fare delle applicazioni proprie non a scopo di lucro, direi che è interessante, basta registrarsi e arriva una mail con le istruzioni, con un seriale che una volta inserito attiva per un anno, attiva la licenza, e poi a meno che non escano delle nuove versioni, cosa a cui stanno lavorando, si può rinnovare di anno in anno facendosi rimandare praticamente la stessa mail. Di cosa parliamo? Parliamo di uptethering, è il nome di una tecnologia che hanno dato a queste, diciamo, queste componenti, perché alla fine sono dei componenti, che fanno parte di Delphi, cross platform, quindi disponibili per tutte le piattaforme su cui noi possiamo andare a distribuire applicazioni, che permettono alle applicazioni, sia desktop che mobile, di interagire le une con le altre in modalità peer-to-peer, quindi con una rete particolare di un certo tipo, non un classico, come dire, client-server a cui siamo abituati. Girano sulla stessa macchina queste applicazioni, o possono girare anche su una macchina remota, sullo stesso dispositivo, su un dispositivo remoto. Quindi possiamo fare mix and match tra varie piattaforme, vari device, il desktop, il mobile, un Android, un iOS, due su Android, due su Windows, le possiamo mescolare come vogliamo. Partiamo subito con degli esempi, così tralasciamo un attimo, come dire, la nostra diciamo così, la nostra slide. Quindi adesso vi attivo, dovreste vedere lo schermo più la cam. Ho già il Delphi caldo pronto all'uso, se è visibile, ok. E vabbè, vado a caricare direttamente l'esempio classico, quello che abbiamo, come dire, preso come spunto, quello con cui ho spaventato la nonna. E quindi qui abbiamo un progetto, allora abbiamo un gruppo di progetti dove dentro ci sono in realtà due progetti, uno è il remote nel senso di telecomando e l'altro è il porcello, il cosiddetto il porcello vero e proprio. Quindi come sono fatte? Qui già si vede il maialino, una parte dell'interfaccia, adesso le andiamo a esplorare. Allora, questa è tecnicamente l'applicazione che almeno idealmente dovrebbe girare, diciamo, supponiamo di fare uno scherzo alla nonna, dovremmo far girare sulla piattaforma Android. Questo perché sapete che qui in Delphi potete scegliere per il cross platform, potete scegliere su quale piattaforma compilare e far eseguire il vostro applicativo. Quindi se lo volete per Android, scegliete Android, compilate e lanciate. Se scegliete Windows, lo lanciate su Windows, cioè giusto per fare una prova. Scelgo Windows, faccio run senza debug, una rapida compilazione, ci troviamo il nostro scusate, ho lanciato l'altro, ok, devo lanciare questa, ci troviamo, facciamo un link e ci troviamo l'applicazione che gira in questo caso su Windows, ma noi in realtà l'andiamo a come dire, a rilasciare su Windows, anzi su Android, volevo dire Android 32 bit, prendiamo
Io ho già un telefono collegato che è un Honor 10 di, come dire, di onorata memoria, e ho un'applicazione che adesso non fa vedere niente perché adesso l'ho libero, che ci fa vedere lo schermo del cellulare. Questa applicazione, se vi interessa scaricarla per vostre prove, si chiama Screen Copy, che in realtà è abbreviato come Screen Copy. C'è un filmato su YouTube dove spiegano come usarlo, lo chiamano proprio così, è un nome SCRCPY ed è molto comodo perché ci consente di vedere le nostre interfacce. E che cosa fa questo oggetto? Allora, io lancio quindi l'applicazione su Android, e se riesco a prendere l'applicazione giusta, quindi sul device giusto. Qui è leggermente più lento il compilatore, ma non ci mette poi più di tanto. Ci ritroviamo, se riesci a installare tutto, l'applicazione lanciata su Android. La cosa poi interessante è che di questo progetto ci sono anche delle risorse. Stavo pensando all'audio, ma dovremmo sentirlo perché ce l'ho talmente vicino al microfono che si dovrebbe sentire. Vediamo se parte. Non so se si è sentito il verso del maiale, ditemi magari se l'avete sentito. Quindi questa è l'applicazione che gira sul nostro device e che è pronta a collegarsi all'applicazione che mettiamo sul desktop o eventualmente su un altro device per fare, come dire, per fare il controllo remoto di questa applicazione. Poi vedremo anche un pochino di codice. Quindi prendiamo il nostro Pig Remote, ovviamente lì il maiale sul device, il device va, come dire, è quello che andrete a nascondere per fare lo scherzo alla nonna, e questa invece è l'applicazione che userete. Piggery è la porcilaia, hai detto come... perfetto, direi che si è sentito il verso immane del maiale. Ovviamente c'è dall'altra parte, c'è la testa, nel telecomando abbiamo il di dietro del... Non mi chiedete dove ho trovato queste clip art, ma quando le ho viste ho avuto l'idea subito. Quindi questa la facciamo girare in questo caso su Windows, così siamo, come dire, più comodi. Qui abbiamo l'applicazione remota, quindi click to remote control, vediamo se si collega, perché qui dice connected, quindi di fatto se io clicco qui, quello che praticamente facciamo è fare il verso all'applicazione remota sul telefono che abbiamo nascosto in un cassetto da qualche parte. Vedete che c'è possibilità di collegarsi sia da qui che da qui, perché comunque la connessione è peer-to-peer, cioè ogni applicazione è in grado di cercare l'altra, e ovviamente quando siamo collegati non c'è bisogno di fare questo passaggio, ma è sufficiente. Qui ho aggiunto anche l'animazione, è morto il maiale, per fare, come dire, per fare vedere nel caso in assenza di suono anche il fatto che remotamente viene scatenato questo verso. Avendo a disposizione gli effetti in FireMonkey, perché non usarli a questo scopo, penso che secondo me li hanno progettati esattamente per questo, far deformare i maiali. Perfetto. E quindi chiudo qui non chiudo, comunque lascio momentaneamente lì il dispositivo. Quindi come funziona questa roba interessante qui? Torniamo un attimo magari alle slide. Funziona in maniera abbastanza semplice, abbastanza immediata, perché abbiamo una tecnologia che è fatta da questi attori. In realtà qui sembra molto complessa, ma è gestito tutto praticamente in automatico. Abbiamo un manager, ovviamente, ovvero qualcosa sulla nostra applicazione che gestisce l'app tethering, ovvero ci fornisce dei metodi per andare a ricercare eventuali altre applicazioni con cui potersi collegare e ovviamente mantenere anche questa connessione, censire tutti gli eventuali
come dire, altri manager che sono stati contattati e in questo modo tenere traccia di quelle che sono le applicazioni, dove sono, l'indirizzo che hanno, eventuali guide, cioè le applicazioni una volta che si trovano e fanno questa sorta di pairing, perché tutto l'effetto è un pairing come il Bluetooth, si tracciano a vicenda e quindi rimangono collegate. L'adapter è il mezzo con cui avviene, come dire, sia in parte anche la ricerca, sia anche in parte lo scambio dei messaggi, ovvero noi possiamo scegliere se, come nel mio caso, perché volevo una connessione un pochino più stabile, andare tramite wifi, quindi una rete locale. In realtà funzionerebbe anche su internet, ma è una cosa un po' delicata, bisogna mettere una mask e non lo riterrei un mezzo adatto, perché comunque è una sorta di protocollo che prevede una ricerca estesa di eventuali applicazioni in automatico che hanno una porta aperta per potersi collegare. Quindi, come dire, scandagliare internet non è mai una buona idea, ma in rete locale, il mio telefono, ad esempio, è rete locale, il mio PC è rete locale. Ho impostato il mezzo, l'adapter network, e quindi i due, come dire, i due device si cercano, trovano le porte aperte, fanno un handshaking e si collegano. Ma c'è anche la possibilità, che è quella che io avevo usato quando ho fatto lo scherzo a suo tempo, di andare via Bluetooth e quindi di utilizzare il Bluetooth per attivare appunto questo tipo di adattatore, di mezzo di trasmissione per mettere in comunicazione le applicazioni. Altra cosa, c'è poi il protocollo, ovvero una volta che ho scelto come parlare, ovviamente il protocollo dipende dal mezzo di comunicazione che abbiamo scelto, quindi se andiamo via wifi, ad esempio abbiamo l'UDP, il TCP, quindi possiamo scegliere quando i dati viaggiano in che formato farli viaggiare. Adesso noi non ci addentreremo in tutti, proprio nei dettagli massimi massimi, ma qualcosina magari vedremo. La cosa interessante è il fatto che, ad esempio, scegliendo tra UDP e TCP, possiamo favorire il fatto di poter tralasciare qualche dato o dover magari ritentare un'operazione, al posto invece di TCP, che ci offre una connessione leggermente più lenta perché c'è il controllo dell'errore, ma eventualmente stabile. L'app profile è il motivo per cui mettiamo in comunicazione le due applicazioni, le due, anzi, non due, le due o n applicazioni, come vedremo. Cioè, è un po' come il profilo Bluetooth. Quando voi fate il pair di un vostro telefono con ad esempio uno speaker, lui vi chiederà se volete condividere i contatti e le chiamate, perché in questo handshaking, una volta che si è raggiunta l'altra applicazione, questo profile vuol dire c'è un raggruppamento di risorse o di azioni, cioè comandi che si possono eseguire, che definiscono un profilo. Cioè io potrei avere un'applicazione che tramite un manager, appunto, cioè il primo elemento, scelti le parti intermedie, cioè l'adattatore, il protocollo, espongono diversi profili. Cioè io potrei voler usare alcuni servizi e non altri di quell'applicazione. Quindi c'è una cosa, diciamo, più alto livello che permette di pubblicare qualcosa che può essere condiviso, quindi qualcosa che io posso andare a ricercare e a caricare. Oppure qualcosa di cui qui c'è un agganciato, è un termine un po' mirrored, vuol dire qualcosa che mi viene offerto in modo che io mi ci aggancio e quando quel qualcosa cambia io vengo notificato. Cioè questo è un po' il principio del mirroring. Qual è il vantaggio di questa tecnologia? È semplice da usare perché, come vedremo, ci sono due componenti e basta, e quasi zero configurazione. In realtà hanno dentro un sacco di metodi, un sacco di eventi. E quindi andare, adesso sono stati anche di recente un po' estesi, quindi andare a analizzarli in profondo, bisogna studiarseli bene, ma a livello base praticamente due componenti sono sufficienti. C'è una connessione tipo peer-to-peer, quindi il vantaggio di usare questi componenti è che fare una rete peer-to-peer non è proprio così facile, cioè non è il client-server. Io ho un'applicazione che quando entra cerca le altre, fa un handshaking e a quel punto ciascuna può parlare con l'altra e con tutti gli altri allo stesso livello. Quindi non esiste una che è eletta server e l'altra no. Quindi questo, diciamo, da fare da zero non è una cosa proprio, non è il massimo della semplicità. C'è un supporto RAD completo, che cosa vuol dire? Che a livello di ambiente di sviluppo, come vediamo, io definisco un comando nella mia finestra che fa qualcosa.
prendo il mio profile tethering e gli dico: questa azione è invocabile da remoto, e dall'altra parte, dove io cerco di agganciarmi a quell'applicazione, posso dire, definire la stessa azione e dire faccio il mirroring dell'azione remota, cioè nel momento in cui eseguo il comando su un'applicazione, in realtà porto l'esecuzione sul dispositivo remoto che la espone e che espone quell'azione di cui io ho fatto il mirroring. Quindi c'è, diciamo, un po' di gioco di parole. È molto versatile, perché noi possiamo a un certo punto dire: ok, abbiamo il wifi, andiamo in un contesto dove il wifi non c'è, togliamo il wifi, scegliamo bluetooth e tutto continua a funzionare esattamente come prima. Cioè il mezzo di comunicazione non ci limita dal punto di vista di quelle che sono le funzionalità applicative, ed essendo disponibile per tutte le piattaforme su cui noi possiamo rilasciare, potete usarlo sia nei progetti VCL, quindi solo Windows, sia in quelli FireMonkey per Windows, per Mac, quindi sul desktop, oppure per iOS, Android e tecnicamente anche Linux, perché qui non l'ho specificato, ma abbiamo anche questa piattaforma grazie a FMX Linux, che è un'aggiunta scaricabile a parte con cui si possono fare delle interfacce anche su Linux e non solo delle applicazioni console o dei daemon. Quindi magari questo lo vedremo, lo tratteremo, se può essere interessante. Ovviamente ci sono degli svantaggi, ovvero facile da usare, due componenti, però questo vuol dire che la configurazione è limitata, ovvero io scelgo un'applicazione, prendo l'ATA, gli dico: ok, come fare il kata? Agime, gli dico: ok, fate voi, cercatevi, loro si cercano, quando si sono trovate si mettono in comunicazione, ma le porte che vengono utilizzate nella fase iniziale e successiva sono determinati in automatico, hanno dei range, cioè, documentati, ma comunque difficilmente customizzabili, proprio perché è un sistema che è progettato per essere fornito chiavi in mano. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Non è scalabile, che cosa vuol dire? Che ovviamente se non possiamo utilizzarlo per mettere in comunicazione 1000 device, per fare, non so, un gioco, un MMORPG, cioè dobbiamo ovviamente tenere conto che per certi tipi di esigenza conviene di più avere un server e gestire, come dire, scambiare i dati avendo un punto di contatto. Quindi leggevo la domanda: il cambio di mezzo di comunicazione è automatico? No, non è automatico, ma come vedremo a breve si sceglie in configurazione. Il fatto che passa, se sparisce il segnale, allora se sparisce il segnale il sistema è capace, una volta che si è collegato con un'applicazione, ne memorizza i riferimenti, quindi quando va giù il bluetooth, il wifi, è in grado di andare a ricercare di nuovo l'applicazione e ricollegarsi. Però non c'è un concetto, direi, però potrei non essere sicuro. Qui controlliamo, perché una volta so che avevamo una combo box e comunque io sceglievo o il wifi o il bluetooth, anche perché cosa succede? Che questo mezzo che noi scegliamo deve essere uguale da entrambi i lati. Quindi il fatto che, non so, cada una connessione, magari io lancio un'applicazione, il wifi me lo trovo attivo, dall'altra parte invece non è più attivo, quindi se uno sceglie il bluetooth e l'altro sceglie il wifi, però gestito a livello di programmazione, cioè se noi andiamo a switchare la proprietà e andiamo, come dire, a cambiare il mezzo in qualche modo, magari proponendo la cosa anche all'utente, possiamo tranquillamente farlo, quello sì. Anzi, secondo me è una cosa molto interessante il fatto di dire, diciamo che è un po' difficile anche intercettare se la connessione cade, perché il sistema se la gestisce un po' in automatico, proprio per rendere trasparente questa cosa e ricollegarsi se possibile. Ma c'è tutta una serie di eventi dove eventualmente questo scenario può essere fattibile, magari chiedendo all'utente: vuoi provare, è caduto, vuoi provare col bluetooth? Quindi, però diciamo che se la connessione è molto ballerina, finiremo per chiedere sempre all'utente: proviamo l'altra, proviamo la prima. Cioè di solito la scelta tra wifi e bluetooth è legata appunto allo scenario che si va a implementare. Un altro problema è, ovviamente non è client server, quindi se io
devo mettere in comunicazione in peer-to-peer due applicazioni per fare dall'una l'upload di 20 mega di file sull'altra, a questo punto, come dire, non ha più senso questo tipo di architettura, cioè ovviamente è dato da uno scambio di dati semplici o di stream, quindi di dati binari che possono essere un'immagine, un piccolo video, non so, informazioni, in ogni caso, come dire, limitate dal punto di vista. È chiaro che se io devo rendere accessibile dei servizi di un sistema, come in questo caso autenticazione, logging e un'altra serie di cose, faccio prima fare un API REST, che in Delphi si fa tranquillamente. E mettere un server, fare un API REST e gestire tutto in un altro modo, anche a livello di scalabilità. In quel modo potrei fare dei cluster, cioè potrei dire ho tanti device, anche se l'uno deve comunicare con l'altro, metto qualcosa in mezzo perché altrimenti diventerebbe troppo difficile da gestire. E poi c'è la questione della bassa affidabilità, appunto per il fatto che alcuni dati potrebbero andare persi. Data la natura del protocollo che viene usato, soprattutto ad esempio quando si lavora in Bluetooth, questo cosa può voler dire? Che magari io, non so, utilizzo un'applicazione per leggere un barcode e portarlo nel mio gestionale. Faccio la lettura, provo a trasferire, l'applicazione non risponde o comunque in quel momento è andata giù, ritento l'operazione, cioè il fatto di essere flessibile, ovviamente la affidabilità vuol dire che se io sto caricando invece, non so, i miei dati su un'applicazione con cui devo generare dei documenti, sono, non so, i dati della vaccinazione o cose di quel tipo lì, ovviamente mi serve qualcosa di più stabile. Cioè, questo è proprio per uno scambio di dati. Magari veloce, perché comunque è veloce, però su cui c'è la possibilità eventualmente di ritentare. Quindi ci sono anche degli svantaggi che sono praticamente correlati ai vantaggi di questa applicazione. Dicevamo, poi li vediamo direttamente nel codice, due componenti, questi sono proprio presi dalla palette, il tethering manager, che è un componente che praticamente vi fa scegliere adattare protocollo, quindi vi fa scegliere come parlare, che protocollo usare. Ha dei metodi per avviare e gestire le connessioni con gli altri manager disponibili. Infatti io ho usato poi un meccanismo che si chiama autodiscovery, cioè io non ho usato questi metodi, ma gli ho detto vai, cerca i tuoi compari, poi vedremo com'è che avviene questa affiliazione tra gli uni e gli altri. E fornisce l'accesso agli app profile, cioè nel momento in cui io sono collegato posso chiedergli: ma che profili mi rendi disponibili? Ovviamente in termini di mi fornisce un testo, mi fornisce delle informazioni, e io posso fare il mirror di quelle risorse che vengono messe a disposizione. L'app profile è ovviamente, quindi adapter e protocol sono poi gestiti dal runtime e dalle librerie che supportano questi due componenti. L'altro componente, che ovviamente va associato al primo, è l'app profile, che è quello che mi consente di pubblicare o come dire, in realtà non c'è uno pubblica e l'altro fa il mirroring, perché io potrei avere un app profile che dice ho queste azioni che posso eseguire e tu puoi fare il mirroring, cioè me le puoi invocare da remoto, e poi a mia volta rispetto a un'altra applicazione faccio io il mirroring di altre, cioè il peer-to-peer è praticamente gestito al 100% anche in termini di ciò che le applicazioni si scambiano, cioè ogni applicazione può prendere in prestito qualcosa e offrire qualcosa, ed è anche il componente che scatena tutti gli eventi quando le risorse, con un meccanismo alla fine di subscription, qualcosa del genere, vengono aggiornate, o comunque presentano o ricevute, che vuol dire faccio io la richiesta e mi viene data, oppure dall'altra parte cambia e io ricevo la segnalazione, guarda che è cambiata questa cosa, e vado a scaricarmi il dato aggiornato. Quindi ci sono queste modalità un po', come dire, push e anche pull. Quindi è molto flessibile. Detto così sembra tutto bello, tutto facile, in realtà lo è. Allora, torniamo un attimo al nostro maialino con la coda. Quindi continuare a guardare questo esempio, così già ce l'abbiamo.
come è fatto? Vediamo ad esempio la parte che viene remotizzata. Allora, questa è l'applicazione ovviamente che fa il super verso. C'è un action list. Il media player è per riprodurre diciamo, il verso del maiale, quindi tralasciamolo un attimo. C'è la mia app action list che ha un oink play action, questo fantastico oink, cioè che fa il verso. Sapete che in Delphi i comandi che posso eseguire una finestra non sono messi nella logica di pulsanti toolbar, ma sono definiti come azioni, anche perché io posso definirli custom, oppure posso andarmi a prendere un'azione standard tra le tante disponibili, tipo take photo from camera action. Questo cioè, l'aggiungo alla mia applicazione, faccio il deploy sul mobile e quando vado ad eseguire questa azione mi viene presa la foto dalla camera, quindi viene fatto tutto in automatico e ho un evento che mi dice: tieni, questa è la bitmap che è stata catturata, quindi fa tutto in automatico. Quindi abbiamo delle azioni già implementate, già incorporate col codice, oppure come andiamo a definire noi delle nuove action, cioè un'azione a cui diamo un nome, oink, che sarebbe poi il testo che appare sulla voce di menu sul pulsante che una volta cliccato, se l'azione è enabled, ovviamente, scatena il codice di questa azione, cioè la manda in esecuzione. E l'azione ovviamente ha l'evento onExecute con il suo codice che in questo caso serve semplicemente a dire se il media player sta riproducendo il suono si ferma, altrimenti impostiamo il file name che qui va, lui va a prendersi il percorso, qui avrei potuto usare il combine, non è molto bella questa cosa, ma lasciamola così. Va a recuperarsi il percorso dei file di questa applicazione, dei documenti, il file MP3 e poi lo riproduce. Noi in Android lo sentiamo perché nel progetto c'è anche una parte di deployment che fa sì che il file oink MP3 venga, come dire, copiato su Android. Qui c'è la configurazione. In una determinata cartella dedicata all'applicazione, ai documenti di questa applicazione. Quindi è tutto, come dire, qui si può aggiungere i file e dire dove andarli a copiare nel momento in cui viene fatto il deploy sul dispositivo. Quindi se lo sta riproducendo si ferma, altrimenti. E questa è l'animazione che io ho definito per deformare la faccia del porcello sul pulsante. Cioè il pulsante, quel play button ha l'image, ok, che è il maialino, c'è un oink effect che in realtà è di tipo, adesso non mi ricordo neanche, rotate crumple transition, cioè lo deforma ruotandolo, lo stropiccia in qualche modo, però a sua volta questo, che è un componente che rappresenta l'effetto, ha agganciato un'animazione, che è una float animation, cioè un'animazione float che parte da 0 e va fino a 50, cambiando la proprietà progress dell'effetto nel giro di un secondo. Quindi nel secondo voi vedete che lo start value a 0 rimane normale, a 50 è mezzo deformato, vedete nel secondo che la faccia del porcello si deforma e poi torna indietro anche perché c'è stato messo l'autoreverse a true e quando è tornato indietro si ferma. Quindi qui c'è tutto in cascata, un pulsante con dentro un'immagine che ha un effetto applicato al momento impostato, vabbè, 0,1 mettiamola a 0 che è inerte e un'animazione che lo porta a 50 e poi di nuovo a 0 nel giro di un secondo che viene lanciata semplicemente con questo start. Quindi questo start fa partire l'animazione che aggancia l'effetto e quando è finito tutto termina, eseguito ovviamente dalla scheda grafica. Questo è il codice dell'applicazione, questo è quello che scrive l'ambiente. Man mano che mettiamo giù i componenti, questo è quello che finisce all'interno della nostra finestra. Abbiamo il play che fa il verso e questo status button connecting che è il tasto che premo per dire voglio connettermi all'altra applicazione che è il controllo remoto.
Attenzione che se ce ne sono due nella rete, se uso il wifi o due telecomandi attivi, remoti, ovviamente si aggancia entrambi, cioè vuol dire che se io inizio a cercare un'altra applicazione e ne trovo due attive che sono i due PIG remote, cioè quelli che uso per riprodurlo, si aggancia entrambi e vuol dire che entrambi i telecomandi possono lanciare, quindi possiamo fargli scherzi in due in poche parole. E il collegamento come avviene? Banalmente con questo autoconnect, cioè io chiamo autoconnect sul manager e lui parte e inizia, come dire, a fare quello che si chiama discovery. Un altro metodo è il discover managers, che ha un suo timeout, quindi qui c'è un timeout di default. Questo vuol dire cerca altri manager a cui collegarti e poi vediamo com'è che avviene il collegamento. Però non ti collegare, cioè cercali solo e poi vado io qui a, come dire, a scandirli, a farmi dire i pair manager, cioè i manager che ha trovato, e a fare, come dire, il pair, cercare l'adapter, a invocare il metodo pair manager per dire ho trovato le informazioni su un manager, faccio il pair, cioè mi aggancio io. Quindi cioè, ci sono tutti i metodi per poter cercare un certo manager, cercarlo in automatico, tenere l'elenco. Autoconnect è quello che fa tutto, è un po' come quando montate in macchina oppure avete il vostro speaker Bluetooth, attivate il Bluetooth e gli dici fai la connessione, si cercano, si trovano, ciao io sono il telefono, ciao io sono lo speaker, perfetto, collegato e fa tutto in automatico. Quindi ovviamente è la cosa più automatica, ma è quella più, come dire, meno configurabile possibile perché c'è l'evento End AutoConnect che mi dice praticamente quando l'operazione ha fine, quindi quando avviene effettivamente la connessione con tutti i manager che trova in quel momento, quindi quelli che trovano. Altri ovviamente si possono collegare in un secondo momento facendo un AutoConnect. Quindi se ho tre applicazioni collegate, arriva il quarto, nel momento in cui fa autoconnect, rileva le altre e si aggancia. Come avviene questo aggancio? Quindi questo è il pulsante che fa il verso, qui la connessione, ed ecco i due componenti, il tethering manager e l'app profile, che sono i due componenti che abbiamo menzionato prima. Il manager semplicemente cosa dice? Dice allowed adapters, cioè quali sono gli adapter che usiamo, network è il wifi. Se andiamo a cercare wifi in senso generico, ovvero quello che troviamo sull'architettura di rete, come dire, la prendiamo e teniamo quella lì. Però tra le altre opzioni, se guardiamo, troviamo anche come dire, il network V6 e V4, quindi TCP IP versione 6, versione 4 e il Bluetooth tra queste. Quindi abbiamo tanti eventi come l'autoconnect, qui c'è ad esempio l'errore di comunicazione, quindi questo potrebbe essere quello che si può sfruttare per eventualmente, non so, andare a fare una richiesta di cambio, protocollo di cambio di adapter se si riesce. New manager è quando un nuovo manager che richiede la connessione si presenta. Perché in quel caso o facciamo di nuovo un autodiscover oppure, come dire, nel momento in cui non si presenta, dovremmo fare la connessione, a meno che non si colleghi lui, dovremmo farla noi e quindi veniamo notificati che c'è un'applicazione che espone degli altri servizi, un nuovo manager, ma a meno che noi non facciamo un autoconnect, la connessione in automatico non avviene da parte nostra. Magari avviene da parte dell'altro, perché comunque siamo sempre peer-to-peer, ricordiamolo, quindi siamo sempre al pari. Ampere manager quando non si scollega, quindi ci sono un sacco di eventi, pair to remote, pair from local. Abbiamo anche una password, perché ovviamente mettiamo che noi vogliamo creare un gruppo di applicazioni che si scambiano, cioè che si vogliono collegare. Se noi, come dire, non stabiliamo delle differenze o non mettiamo un accesso, chiunque specifichi lo stesso nome dell'applicazione, che è definito come gruppo, definito sulla profile, ovviamente si potrà collegare. Quindi il concetto è
mettiamo una password in modo che o la mettiamo fissa nel componente oppure lasciamo vuota e c'è anche un evento che a un certo punto sul long connect mi pare richieda un request manager password. Possiamo chiederla anche al volo all'utente in modo che questo pair avvenga mettendo un codice numerico, una password che abbiamo scelto, qualcosa del genere. Sulla profile cosa abbiamo? La profile si collega ovviamente al suo manager, perché potremmo avere, di solito Titanium Manager ne abbiamo uno, ma di app profile potremmo averne anche diversi. Vedete che group è una proprietà, come dire, importante perché è il nome di questo app profile. Questo text è un nome descrittivo, quindi generalmente questo non viene anche valorizzato. Group sta a indicare che un altro manager che ha un'app profile con nome group, con nome, scusate, oink nel group, come c'è scritto qui, queste sono le proprietà, tecnicamente può agganciarsi a questo profilo. Agganciarsi cosa vuol dire? Che noi qui abbiamo delle risorse eventualmente esposte o in mirroring, e delle azioni esposte o eventualmente in mirroring, cioè dei comandi che possiamo esportare oppure importare per eseguirli su questa macchina, ma poi passarli di remoto all'altra applicazione. E questo nome è quello che accomuna i profili. Io qui ho scritto oink, ma poi il suggerimento è quello di usare anche un nome descrittivo, ma magari aggiungendoci un guido o qualcosa, perché se c'è un'altra applicazione. Guardavo, ah, ciao Mauro, che tanto ci conosciamo, nessun problema, anzi, ci sentiamo la prossima volta. Grazie per esserti collegato, è sempre un piacere. Dicevo, se abbiamo un altro gruppo che ovviamente si chiama così ed è un'applicazione completamente diversa, finisce che di fatto facciamo un po' di confusione. Quindi, questo dovrebbe essere tecnicamente univoco, perché se usiamo questa tecnologia per tutte le applicazioni, ovviamente enabled, vabbè, scontato, è true. Ad esempio, noi qui cosa esponiamo? Risorse, presumo nessuna, quindi qui c'è un elenco di risorse, ma non c'è nulla. Quello che noi direi che esponiamo è un'azione, la nostra oink action. Quindi qui c'è l'elenco delle azioni che eventualmente noi esponiamo, quindi ogni volta noi aggiungiamo un nuovo elemento. Local action, cosa vuol dire? Che noi stiamo esponendo un'azione, la famosa oink play action, quindi l'azione che riproduce il verso. Public true vuol dire che è accessibile, perché ad esempio posso definire delle azioni che sono pubbliche, una volta invocate magari spegnerle e non renderle più accessibili. Magari sono azioni di handshaking, cioè posso andare a creare una logica anche abbastanza complessa. Kind shared, shared vuol dire che questa azione è remotizzabile, cioè un altro manager, un altro profile in un'altra applicazione può scegliere di fare il mirror di questa azione e quindi nel momento in cui viene eseguita di là, in realtà il meccanismo la fa eseguire su questa applicazione. Ovviamente c'è il name dell'azione. Notify updates sta a indicare che noi potremmo, ad esempio, per qualche motivo disabilitare questa azione, cioè a un certo punto, non so, è l'azione per inviare un messaggio, devo mettere il nome, non ho messo il nome, disabilito l'azione, cioè non posso eseguirla. Notify updates vuol dire che quando la disabilito, il sistema di tethering avvisa l'altra applicazione che l'azione non è più attiva e quindi dall'altra parte la versione remotizzata di questa azione si spegne. E quindi si spegne il pulsante, cioè io ho un pulsante che mi consente di fare un qualcosa su un'applicazione remota, c'è una condizione che me lo impedisce, di là si spegne e mi si spegne anche nell'applicazione collegata. E tutto questo senza ovviamente scrivere codice, cioè tutto definito direttamente all'interno del componente. Quindi è una cosa secondo me veramente fantastica, visibile true false. Questi synchronized events sta a indicare che gli eventi, generalmente essendo legato a attività di rete, di tethering, sono multithreading. Però ovviamente essendo multithreading, se io eseguo del codice dentro gli eventi che va, non so, a cambiare qualcosa sull'interfaccia, sui miei controlli, che sono gestiti dal thread principale dell'applicazione, sto accedendo da più thread a delle classi che non sono multithreading e quindi rischio di fare
rischio di fare del casino. Quindi questo Synchronize Events, quando abilitato, vuol dire anche se mi arriva, ad esempio, una notifica che una risorsa è stata aggiornata oppure c'è un'azione che non è più disponibile, l'azione arriva sul thread che però inserisce il messaggio in cima al thread dell'applicazione in modo che venga eseguito. Non so se l'applicazione sta facendo, gestendo un click, arriva questo messaggio, si mette in coda e tutto viene gestito in maniera sequenziale. Se invece tolgo il synchronize, questo viene eseguito contestualmente all'altro e quindi dipende, c'è cioè il rischio di fare ovviamente, lo posso, cioè questo è per questione di prestazioni, se lo tolgo, qualunque evento arrivi anche in maniera sincrona, entra e viene gestito. Se poi sono bravo dentro l'evento a fare tutto ciò che non rompe l'applicazione in maniera sincrona e sincronizzare solo alcune cose, è come dire, meglio per me perché ovviamente ottimizzo le performance con il resto. E dall'altra parte, quindi noi qui siamo in un contesto dove in realtà stiamo sfruttando questa tecnologia, ma di fatto abbiamo due applicazioni diverse, quindi siamo in un contesto particolare. Andiamo a vedere l'altro come è fatto. L'altro è fatto sempre con il solito pulsante, questo per collegarsi, quindi il codice non è molto dissimile, anzi probabilmente c'è ancora meno. Qui dice che, nella nota dice che semplicemente abbiamo un'azione da eseguire che però è il mirroring di un'azione remota e quindi non c'è codice qui da eseguire perché quando la eseguiamo in realtà la andiamo a eseguire sull'applicazione collegata. Quindi quello che di fatto facciamo è provare a fare l'autoconnect e quando abbiamo fatto connect mettiamo sul pulsante la scritta che siamo connessi. Cioè non facciamo proprio nulla a parte due scritte, facciamo solo la connessione perché il resto è tutto gestito dalle proprietà che sono impostate sui componenti. Quindi abbiamo di nuovo il Titanium Manager con network, niente password in questo caso, e l'app profile che ha lo stesso nome per il gruppo. Il gruppo è sempre uguale proprio perché quando noi ci colleghiamo, a fronte dell'uguaglianza nel nome del gruppo, i due profili si intrecciano e quindi si agganciano. Come si agganciano? In questo caso noi abbiamo risorse ovviamente di là non ne vengono esposte, qui non vengono né esposte né viene fatto il mirroring. Tra le azioni abbiamo una cosa analoga a quella che abbiamo di là, cioè un elemento, c'è l'azione, è agganciata a un'azione che noi abbiamo all'interno della nostra applicazione, che noi tecnicamente dovremmo andare a implementare con un execute. Cioè qui ho definito un'azione da eseguire sul pulsante di cui normalmente andremmo a scrivere qui nell'evento onExecute quello che deve fare, ma non la scriviamo perché non ha bisogno di codice, in quanto grazie al tethering è il mirror di quella che c'è di là. Quindi noi possiamo mettere tutte le azioni che vogliamo, di alcune possiamo da un lato dire sono condivise, e dall'altro possiamo dire faccio il mirroring in modo che quando schiaccio il pulsante e la eseguo parlo col sistema di tethering, il sistema di tethering contatta l'altra applicazione e la esegue sull'altra applicazione, tutto completamente in automatico. Quindi anche qui ho la mia azione associata, public, ok, qui non è rilevante perché comunque non è, come dire, shared. In questo caso il kind cambia, non è più shared ma è mirror per indicare che non è una cosa che noi esponiamo ma facciamo. Se dall'altra parte nell'app profile troviamo un'azione che si chiama allo stesso modo e che è shared e che è public, uguale a quella che è scritta qui, di cui noi facciamo il mirror, abbiamo stabilito il collegamento. Quindi qui c'è altra gente che scappa, che fugge. Prego, grazie della partecipazione. Poi vi aspetto poi per le prossime live. Magari cercherò di fissare in maniera un po' più in anticipo così eventualmente. Grazie Jimmy Dieghito se ho letto bene. Mettere i nick su Twitch sono dei nick assolutamente incredibili. Ok, quindi questo è sostanzialmente come dire, il gioco, almeno per quanto riguarda come dire, le azioni. Quindi la remotizzazione da una parte e
E per cui cosa succede? Che nel momento in cui noi facciamo autoconnect, tutto viene impostato in maniera automatica e le due applicazioni che noi possiamo rilasciare su Windows, su Android e scambiare si collegano e si mettono automaticamente in comunicazione, si tengono aggiornate e si eseguono. Ovviamente non è l'unico esempio, ma ne ho degli altri. Ad esempio, un altro esempio, è interessante. Ho questa chat on the fly, una specie di chat room. Qui siamo in un contesto diverso, ovvero stiamo sfruttando la stessa tecnologia, ma siamo proprio nel peer-to-peer più puro che ci sia, ovvero abbiamo questo chat manager che è il solito, è il tethering manager, quindi i componenti sono sempre gli stessi, che è impostato a network e ha una password talk. Quindi c'è anche una password per evitare che magari qualcun altro che ha lo stesso gruppo si possa collegare. E c'è un profile che cosa fa? Il nome si chiama Chat on the Fly. E vediamo se espone delle risorse, non espone risorse, ma probabilmente espone, immagino, delle azioni, neanche le azioni, quindi viene tutto fatto in questo caso tramite codice. E qui non abbiamo due progetti, ne abbiamo assolutamente, ne abbiamo uno solo perché? Perché di questo progetto io ne lancio n istanze e ogni istanza cerca le altre e vive allo stesso livello, quindi se prima usavamo il tethering, eravamo in peer-to-peer che potevamo sfruttare ad esempio attivando due telecomandi per lo stesso porcello, diciamo così, in questo caso abbiamo un'applicazione unica che si mette in peer-to-peer con se stessa laddove viene lanciata. Come funziona? C'è un'interfaccia, vabbè, qui c'è il titolo, si mette il nome, si fa la connessione alla rete, metto un messaggio e poi lo invio. E ovviamente gli altri lo riceveranno e lo visualizzeranno e potranno fare lo stesso. Quindi abbiamo delle applicazioni che si parlano dove ogni applicazione fa le stesse funzioni e comunica allo stesso modo con le altre. Quindi è esattamente il peer-to-peer applicato proprio nella pratica. Come funziona? Proviamo a lanciare un'istanza. C'è questa chat on the fly. Io qui ci scrivo, ovviamente sto simulando, cioè che sono Marco. Ok, qui posso scrivere il mio messaggio. Quindi in questo caso io lo sto testando su Windows, ma poi lo andiamo a testare anche direttamente su Android. Faccio un altro run without debugging perché? Perché così ne lancio un'altra istanza. Quindi la metto qui di fianco e qui ci scrivo, non so, Luigi. Vabbè, proviamo intanto con queste due, poi io faccio un connect, quindi mi collego alla rete. Tecnicamente dovrei. Questo è il numero di manager che ho trovato, che è quella dell'altra applicazione, e in teoria dovrebbero essere poi già connessi. Adesso qui non viene aggiornato ma solo per un. Connessi cosa vuol dire? Che io qui sono Marco e scrivo ciao e prendo e invio. Qui viene scritto Marco says ciao perché sono io che lo inserisco, ovvero l'applicazione cosa fa? Inserisce il messaggio che ho digitato e poi la manda alle altre. Questa è l'altra applicazione che gira in parallelo, che scrive la stessa cosa, ma in questo caso perché l'ha ricevuta dall'altra applicazione. Io qui posso rispondere, ciao a te, e invio. Quello che scrivo lo stampo direttamente qui, perché non lo ricevo io stesso, ma qui appare perché di fatto lo riceve tramite il tethering. Cioè io invio un messaggio a tutti gli altri che sono connessi e negli altri, ricevendo il messaggio, lo stampano nella chat. Quindi quando io schiaccio, metto il messaggio nella chat, lo invio e gli altri mettono nella chat i propri messaggi e quelli che ricevono. E in questo modo noi possiamo fare una conversazione in wifi, peer-to-peer, tranquillamente, in scioltezza. Se arriva qualcuno, come dire, a controllarci e a vedere cosa stiamo facendo, noi chiudiamo e, come dire, abbiamo chiuso tutto. Ops, scusate. Abbiamo chiuso tutto e quindi siamo a posto, nel senso che non è successo niente, non ci tirano giù il server perché non abbiamo un server, cioè non abbiamo una cosa centralizzata che ci gestisce la
la comunicazione, ma parliamo tutti allo stesso livello. Per fare un altro esempio, lo torniamo a lanciare, lanciamo magari un'applicazione, lanciamo, non so, un'altra istanza adesso, perché usare l'autoconnect è facile, ma ne lanciamo due, poi ne lanciamo magari una su Android, così vediamo che cosa succede di bello. Anche qui faccio un run senza debug, vado a vedere qui il telefono si è spento, vediamo se compare qualcosa. Così facciamo il test, facciamo la prova. Qui è un po' più lungo, ci sono delle risorse da incorporare, le icone, c'è da fare la pick up, trasferirlo via USB, installarlo e poi lanciare l'applicazione. Quindi la prima volta che si fa il build, come dire, è un po' più lunghetta, ma forse ce l'avevo anche già installata, potevo evitare di lanciarlo, ma c'è anche l'operazione di sign, le piattaforme mobile hanno tutte delle prerogative tali per cui non è come lanciare l'applicazione in Windows, ma ora sta installando la pickup, quindi il build su Delphi vi dà una pickup che potete, e ce l'abbiamo anche sul telefono. Vabbè, scrivo i nomi, ma questo lo posso fare quando voglio, semplicemente finché non metto il nome e un messaggio l'azione non viene abilitata, quindi io intanto qui lo scrivo Marco, Luigi, qui scriviamo Paolo, qualcosa del genere. Facciamo un connect, facciamolo da qui e vediamo cosa succede. Mi dice 0, spero che la rete sia attiva. Adesso magari facciamo qualche prova. Non ho gestito tutti gli eventi. Qui mi dice 2, quindi teoricamente gli altri 2 li ha collegati. Quindi lo vede, non so perché da qui non... Adesso magari facciamo qualche prova. Adesso mi dice 2. Da mobile è un po' più rigido, devo dire. Vabbè, proviamo a scrivere qualcosa. Ciao a tutti. Poi do un invio. Beh, questo è arrivato, quindi è arrivato sia qui. Qui non si è aggiornata la label, ma magari non ha completato l'autoconnect, perché in realtà, essendosi già collegato questo, e lui essendo già magari collegato, non ha... bisogna gestire ovviamente tutti gli eventi per avere un dettaglio di ciò che viene collegato o meno, quindi ciao a tutti, proviamo a scrivere qui, ma secondo me sono tutti già ormai collegati. Ciao a te. Ok, qui ha stampato, ma è arrivato anche tutti gli altri, quindi tutti in realtà vedono la stessa situazione, ma in realtà uno vede i messaggi perché l'ha inserito manualmente nella chat, gli altri stanno inserendo quello che... Facciamo l'ultimo. Addios, come direbbe. E questo arriva più o meno a tutti. Quindi vedete che praticamente sono la stessa applicazione che sta girando nella rete e vede tutte le altre. Se un nodo va giù, ovviamente quando lui proverà a ricontattarlo, non funziona. Prova 1, 2, 3. A questo ovviamente arriva, all'altro, come dire, non arriverà. Se io provassi, come dire, a ricollegare, cioè se io l'avessi, fosse caduta la linea, ci fosse un problema, si ricollegasse, farebbe, come dire, si tenterebbe da solo la connessione. Se io adesso abilito un'altra applicazione, devo fare il connect a mano, quindi non ho in quel caso modo di ripristinarlo. Però vedete che la cosa funziona alla perfezione. Quanto codice abbiamo scritto? Una marea, direi. Andiamo a vedere. Allora, tutta questa roba è inserita ovviamente dall'IDE quando mettiamo giù i componenti. Beh, dai, qualche codice c'è. Append chat to log, to chat log. Questo prende il messaggio e cosa fa? Dice che se abbiamo già dei messaggi delle righe nella chat, ci vado a mettere i 10 trattini, quindi metto il separatore
e poi ci butto dentro il messaggio che è arrivato. Quindi ogni volta che questo è il quello che aggiunge un separatore se serve e stampa i messaggi dentro la chat. Quindi questo funziona sia con i messaggi che inviamo che con quelli che riceviamo. Qui ad esempio c'è un chat app profile resource received, cioè app profile è il componente app profile del Tethering. Quando ricevo una risorsa, che è una risorsa remota, cioè proviene da un'altra applicazione, cosa fa? Accede al valore, che è il messaggio che sta arrivando da parte di qualcuno, come stringa, quindi io so che viene inviato come stringa, lo prendo come stringa e lo va a appendere alla chat. Quindi questo scrive nella chat, questo mette i messaggi che arrivano da fuori, questo è l'autoconnect che scrive quanti dispositivi manager è riuscito a trovare, questo imposta la password in modo da chiederlo a quando a runtime serve per passarla, questo fa la connessione, fa l'autoconnect, questo è il phone create, cioè l'avvio dell'applicazione, della finestra, l'apertura, memorizza la password. Avremmo anche potuto evitarla, ma questo sta per come segnaposto per dire che qui invece che mettere letterali io potrei anche andarla a richiedere a terzi, andare a richiedere a qualcun altro in modo da poter inserire dinamicamente. È chiaro che se ce l'ho a runtime. Qui c'è la list, action list update, cioè l'evento che viene ogni volta che si fa qualcosa nell'applicazione, muovo il mouse, clicco, faccio qualcosa, c'è uno stato di idle, cioè l'applicazione si mette in attesa di altri messaggi. Generalmente cosa avviene? L'applicazione fa un aggiornamento, ovvero va qui e dice aggiorniamo un po' lo stato di queste azioni. Ad esempio la send message action, l'azione che, con cui si invia un messaggio, è abilitata solo se il nome che è inserito ha una lunghezza maggiore di 0, ovviamente tolti gli spazi, e il messaggio che è inserito ha una lunghezza maggiore di 0. Quindi se noi scriviamo il nome e scriviamo un messaggio, appena i due sono completi vediamo attivarsi la freccettina. Questo l'abbiamo messo solo per gestire l'invio, l'ho messo, cioè quando sono nella casella del messaggio e premo invio, eseguo direttamente l'azione, ovviamente se questa è abilitata, quindi altrimenti non viene eseguita. Questo serve perché quando premo invio è come se premessi il pulsante del send message. Quando premo invece il pulsante andiamo a eseguire l'azione send message, che cosa fa? Va a dire ok, l'utente X dice il suo messaggio tra virgolette, quindi questo è un format che sostituisce il nome dell'utente e il messaggio negli appositi punti, lo stampa nella nostra chat locale e poi dice vado a pescarmi col chat manager, col Tethering manager. Quindi questo è sempre il Tethering manager, mi dà il remote profile, cioè mi dice quali sono i profili applicativi che sono riuscito a collegare interfacciandomi con i manager delle altre applicazioni. Quindi io li ciclo per dire che sui profile di tutte le altre applicazioni remote con cui ovviamente mi sono collegato, sono riuscito a collegarmi, vado a inviare una stringa su ogni singolo profile, quindi prendo il mio profilo, invio una stringa al profilo remoto, questa è una sorta di etichetta che sta a indicare la descrizione di quello che sto inviando, nuovo message, e ci metto il testo. Cioè, in poche parole, contatto le altre applicazioni e gli invio la stringa. E poi svuoto la casella del messaggio, perché così ne posso scrivere uno nuovo. Quindi, quando scrivo, stampo, invio agli altri, svuoto la casella. Quindi questo poi alla fine è il cuore dell'applicazione. E le altre applicazioni funzionano allo stesso modo, cioè questo codice vale per qualsiasi istanza di ogni applicazione che vado a istanziare, perché ognuna stampa il proprio messaggio e invia quelle a cui si è collegato la copia del messaggio in modo che loro la possano stampare. C'è un po' più di codice, però molto molto semplice e molto ed è l'unica finestra che c'è. E non c'è dentro praticamente nient'altro, ci sono pochissimi controlli, quindi fanno tutti. Gestione dell'invio è un di più, quindi abbiamo proprio per dargli un po' una parvenza di un'applicazione che assomigli anche a un'applicazione tradizionale, quindi normale. E per il resto sono tutte etichette, c'è una toolbar, c'è il message, ci sono. Come vedete,
ne lancio due su Windows, ne lancio uno su Android, sono tutti in rete, si parlano tutti indipendentemente da sistema operativo, piattaforma, e l'importante ovviamente è che il mezzo scelto sia lo stesso, perché se metto Bluetooth su una e Wi-Fi sull'altra, chiaramente non potranno parlarsi, quindi questo è il fatto. Per passare a dei demo magari un po' più come dire, significativi, non che questi non lo siano, però ad esempio lo vediamo un po' più rapidamente, così facciamo delle carrellate. Ho l'esempio del barcode, questa è un'opportunità interessante. Quante volte avete, non so, questo simula l'ipotetico gestionale, no? Dove non so, dovete inserire il codice di un prodotto leggendolo da un barcode, quindi vi andate a comprare quei costosissimi lettori di barcode che fanno solo quel lavoro lì con un laser e tra l'altro a volte, beh, sì, sono più precisi effettivamente, ma costano un sacco e non fanno nient'altro. Quando io invece magari avrei un telefono dismesso, dei telefoni che costano poco e che già fanno questo tipo di, come dire, di operazione tranquillamente, senza dover andare a scomodare un device dedicato. Cosa posso fare? Posso sfruttare l'app tethering, cioè posso dire io il mio gestionale che gira su Windows, perché in questo caso qui siamo proprio in presenza di una app platform, stiamo proprio lavorando con la VCL, quindi abbiamo solo Windows a 32-64 bit, quindi siamo proprio il classico gestionale che fareste con Delphi, per dire. Avete il product code, avete non so, il focus impostato qui. Ad esempio, molti dei lettori di barcode vanno anche in emulazione di tastiera, quindi se non mettete il focus sul campo, quando fate la scansione e il lettore vi inserisce come una tastiera i dati, in realtà non vi vedete niente, anzi magari vi schiaccia anche qualche pulsante perché alla lettera A, alla lettera C o a una certa cifra corrispondono delle altre funzionalità. Possiamo sfruttare il tethering per creare un'estensione della nostra applicazione che gira su un device con un'interfaccia magari anche dedicata. Quindi questo è il nostro gestionale. Scusate. E questo è il nostro barcode reader, cioè un'applicazione che andiamo in questo caso, possiamo farla girare anche su Windows di nuovo, anche questa, ma in realtà è fatta per Android, perché se andiamo a vedere il codice poi lo vediamo. Va a richiamare con un intent, quindi Android è un sistema, per chi lo conosce, molto simile a MVC. Ci sono degli URL che stanno a definire delle operazioni che voi andate a eseguire, tipo SMS slash send. Il sistema riceve questo intento, cioè questa richiesta, e non so, devo inviare un SMS, va a cercare l'applicazione predefinita che si è registrata per fare l'invio dell'SMS. Quindi questo è un po' il funzionamento in generale di questo tipo di applicazione. Quindi io qui andrei a mettere un barcode reader su un telefono che poi fa la lettura del barcode con un'applicazione esterna che si può usare anche come client, cioè la posso invocare per leggere, per farmi dare il dato e tornare indietro. E nel momento in cui ho letto il barcode, lo vado a comunicare all'applicazione desktop in questo caso. Come faccio quindi? Lanciamo il nostro gestionale, quindi questo che gira su Windows, il nostro barcode client, sempre senza debugging, perché noi siamo, cioè, il canale si chiama compila quindi va, quindi se compila va, e quindi no, in realtà perché li ho già testati. E qui c'è il nostro product code, noi possiamo essere su quel campo ma anche non esserci, perché sono i componenti che prendono il dato e lo mettono dove va inserito. Poi è chiaro che se noi vogliamo tenerlo generico, potremmo anche dire, ok, quando riceviamo il dato andiamo a scriverlo sul controllo che è il focus, e quindi potremmo fare un lettore di barcode per qualsiasi controllo della nostra finestra. Quindi, cioè, qui facciamo veramente quello che vogliamo. Questa è la nostra applicazione. Mettiamo che, quindi scegliamo l'altra, mi accerto che ci sia su Android. Mi accerto che Android sia ancora sveglio, way, c'è. E cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere questa bella applicazione, questa bella form. Ah, giusto, non so se l'articolo è ancora online, ma il
Il codice che poi vedremo dopo nel dettaglio che fa la lettura del barcode, in realtà è stato originariamente scritto da Andrea Magni, che è un barcodier MVP italiano che molti, chi sviluppa in Delphi sicuramente conoscerà, che aveva scritto, diciamo, questo esempio. Io semplicemente l'ho ripreso per collegarlo, come dire, alla parte di tethering, quindi per sfruttarlo col tethering, ma era un esempio di come si può andare a invocare un'API specifica e voi potete farlo in qualsiasi frangente del sistema operativo, in questo caso di Android, quindi è un'applicazione in questo caso specifica per Android perché ha le Java Class, ha una serie di cose, quindi se voleste fare una versione anche per iOS, cosa fate? Mettete ifdef. Fate la versione per iOS, ho creato una classe apposita e andate avanti così. Come funziona? Lo vado a evidenziare, seleziono come progetto attivo, faccio un run senza debugging, così lui dovrebbe, come dire, partire appena l'ha compilato. E dopodiché, banalmente, aspetta che mi procuro qualcosa che abbia intanto un barcode. Abbiamo una bella bottiglia d'acqua qui con un bel codice a barre. Non è un QR code, ma dovrebbe prenderlo. Effettivamente non ho pensato. Questa cosa sta facendo il packaging, quindi APK. Avete la possibilità anche di fare il build senza installare. Ottenete una APK che potete copiare. Io l'ho fatto anche andare su un Android TV, quindi se volete qualsiasi sistema Android, la maggior parte funziona senza colpo ferire. Almeno su Android c'è questa comodità e quindi eccola che è partita. Ok, quindi ho un connect sia di qua che di là perché si vede che volevo. Allora, questa applicazione ce la togliamo dalle scatole. Abbiamo il nostro client, abbiamo il nostro server. Quindi faccio un connect, vediamo se la trova, ma dovrebbe trovarla. Sì, connect da uno in questo caso. Quindi io potrei averne anche n, quindi se non funziona uno. Ne attivo 3, il primo che uso comunica il dato, per cui c'è anche la possibilità di, non so, di avere un'applicazione connessa a 10 lettori di barcode. Se arriva uno e me ne ruba uno, io uso l'altro, ma sono magari sempre attivi. Diciamo che quando scansiona mi porta il dato su questa applicazione, non è proprio il massimo, ma. Cosa facciamo? Clicchiamo su scan. Ok, adesso ho cambiato l'orientamento, ha avviato il barcode scanner. Adesso tiro sul telefono sperando che non si disconnetta con l'USB. Faccio la scansione di questa bella bottiglia, vediamo se l'ha beccato. Qui ho il codice, quindi lo stampo anche nella label del device e come si può vedere ce l'abbiamo anche di qua. Perché ha segnalato che c'è una risorsa aggiornata. L'applicativo client ha ricevuto questo trigger, ha preso il valore e l'ha stampato. E niente, qui possiamo a questo punto chiuderlo, lasciarlo lì, fare una nuova scansione. Questo può essere sempre pronto. Questi due sono collegati, quindi se cade qualcosa o il wifi si ricollegano, potrebbero anche stare collegati tutto il giorno, che non ci interessa. Come avviene tutta questa roba? Allora, qui la maggior parte del codice sull'applicazione Android è fatta in realtà per gestire la scansione, quindi ad esempio c'è il solito allora questo send barcode value che è ciò che trasferisce via tethering effettivamente il codice aggiornato. C'è questo accrocchio per cui se clicco sulla label il testo che c'è dentro viene trasferito. Questo mi serve perché magari all'inizio, se mi collego e ci clicco, il codice che c'è sopra, mettiamo che io l'ho cancellato, ho fatto questo errore, l'ho cancellato per sbaglio. Se abbiamo ancora l'applicazione, clicco qua e vedete che ricompare. Tutte le volte che clicco qui, il dato viene portato dentro la nostra applicazione. Quindi questo è l'effetto del code label click che fa la send del nostro barcode value e lo porta di là. Send barcode value cosa dice? Dice attenzione a tutti i profili che sono collegati, solita storia, avvio, mando una stringa al profilo remoto che è il codice con il codice proprio come payload, cioè questo è il messaggio che voglio veicolare, questa è una descrizione che passo in modo che di là
Io potrei passare diverse stringhe, una con code, un'altra con name, un'altra con... Basta che io le battezzo, dall'altra parte arrivano tutti e due i dati e io riesco a distinguere una cosa dall'altra. E quindi qui sto usando il manager per contattare tutti i profili remoti che sono collegati per mandargli il nuovo codice. Quindi questo sandbar code value viene chiamato qui quando clicco sulla label. Quando riesco a collegarmi, scrivo che sono connected, quindi questo è il solito autoconnect col pulsante che cambia la scritta in connecting. Qui c'è la gestione, l'activity message, qui c'è la gestione dell'applicazione esterna che mi notifica praticamente il valore che ha letto del barcode, quindi c'è l'interfacciamento con quello che arriva dall'esterno. Handle Activity Result è, come dire, la gestione che faccio, cioè mi arrivano questi dati, trovo che se la richiesta è dello Scan Request Code, se il risultato è ok, cioè se la scansione è andata a buon fine, estraggo da questo pacchetto i dati e questo thread synchronize mi consente, come sempre, di andare a cambiare dei valori sui controlli visuali, sincronizzandomi col thread principale dell'applicazione. Questo perché se non uso la synchronize, questi dati che arrivano da multithreading e entrano direttamente dentro, accedo da più thread all'oggetto che rappresenta la mia label e quindi lo rompo perché non è protetto da multithreading. Quindi questo cosa vuol dire? Che io qui sono in un contesto multithreading, verifico i valori che sono arrivati, estraggo tutti i miei risultati. Nel momento in cui aggiorno l'interfaccia devo stare attento come dire, a mettermi in coda, nella coda dei messaggi che l'applicazione riceve e che gestisce per, come dire, per fare le varie operazioni, aggiornare se stessa, eccetera. Quindi se è stato, c'è questo realign che realinea un po' i controlli per evitare che, non so, ci rimangano dei glitch sull'interfaccia. Quello che mi interessa è che stampo scan content, è una stringa, dove io ho ottenuto il contenuto della scansione, cioè il codice, quindi lo stampo e lo invio anche ai miei clienti in tethering. Dopodiché aggiorno l'interfaccia e ho finito. Se invece annullo, aggiorno sull'interfaccia in modo che, siccome quando passate dall'app e tornate indietro c'è un cambio di orientamento, questo fa sì che l'interfaccia non venga, come dire, per usare un termine tecnico molto italiano, scasinata, diciamo così. Qui c'è Scan Action Execute, questo è l'avvio della scansione. Si usa il message manager di default di Delphi, cioè si va a lanciare l'intent. Questo è il percorso dell'applicazione, cioè praticamente con una sorta di URL vado a ingaggiare l'applicazione, la lettura del barcode, dicendogli che voglio entrare in scansione, che voglio supportare una dimensione, QR code, data matrix, cioè gli do tutti i tipi che mi possono interessare e poi lancio l'intent, cioè mi parte l'applicazione esterna. Quando l'applicazione esterna dà il risultato, rientro dentro brutalmente da questo metodo che estrae i dati e sincronizza la visualizzazione e il passaggio ai tethering manager. Quindi lancio, ricevo il codice, lo visualizzo e lo passo a questo metodo. Se clicco sulla label, lo passo sempre a questo metodo che scandisce le applicazioni collegate e manda sempre il codice. Il client è ancora più banale perché, vabbè, a parte che ha due componenti, che cosa ha? Il button, il connect, che di fatto fa l'autoconnect, cioè si collega. L'end autoconnect ci dà la conferma, è l'unico, praticamente l'unico evento sensato che ha è questo codeedit.text resource value, cioè nel momento in cui ricevo una risorsa, perché dall'altra parte faccio un send, quindi io qui faccio un receive, prendo il suo valore come stringa perché è un codice testuale e lo metto nella casella di testo. Qui potrei anche dire, vediamo se lo becco. Focus control, get focused control, focused, adesso non mi ricordo, ah no, active control forse. Qui
È vero che se anche so qual è il controllo che è il focus, non so che è una casella di testo, quindi dovrei fare un po' di if. Però diciamo che ecco, se non volessi piazzarlo direttamente, specificatamente su quella casella, sulla casella code edit, che è questa qui, che è la product code, potrei stare un po' più sul generico, cioè potrei trovare l'active control, cioè il controllo attivo, e dire ok, lo piazzo lì, oppure lo metto in una label, lo metto in una. In generale, potrei vedere se Active Text è di tipo, se Active Control è di tipo T-Edit, e a quel punto scrivere T-Edit Active Control.text uguale questa roba qui. E in questo modo, se noi usiamo questa forma, vuol dire che se io sposto il focus su un altro T-Edit, me lo copia in quello. Altrimenti me lo copio su quello che è il focus. Se invece non è un T-Edit, non fa niente. Quindi c'è un controllo preventivo e poi c'è il cast con questo per dire come si potrebbe generalizzare questo utilizzo per fare una cosa ancora più, diciamo, più flessibile, più generica per inserire un codice in qualsiasi casella di testo in cui vi trovate. Ovviamente questo sta in un main form, potrebbe stare in un data module. Quindi potrebbe anche dire vado sull'oggetto application e cerco, cos'è, un main form o l'active form, cerco la forma attiva, forse ci si arriva con gli screen, screen, t-screen, active form, cioè vado, cerco lo schermo, cerco la forma attiva, cerco dentro qual è il controllo attivo, cioè faccio una cosa dove qualunque sia la finestra aperta, qualunque sia il controllo attivo, gli vado a mettere dentro il valore. Cioè, volendo potrei customizzarlo nella maniera più ampia possibile. Quindi posso fare realmente quello che voglio e bastano proprio veramente due righe di codice. Come, a livello di componenti, banalmente, come ho fatto? C'è il solito manager che lavora con la network. Qui non, gli eventi non sono sincronizzati perché voglio riceverlo multithreading, tanto poi c'è il synchronize dove serve. E nel profile, in questo caso, direi che anche qui non c'è né risorse né azioni in questo caso, perché non abbiamo niente di cui fare il mirror o condividere, ma banalmente i due profili chiamandosi barcode, entrambi, se andiamo a vedere. Cosa fanno quando si trovano? Si accoppiano, detta proprio in maniera. Quindi anche questo si chiama barcode, e quindi di fatto entrano in comunicazione l'uno con l'altro, semplicemente. Quindi entrando in comunicazione, a questo punto, se l'altro invia una stringa, l'altro riceve la stringa e ha i suoi eventi. Quindi volendo si può non dichiarare nulla e gestire l'evento di ricezione da una parte e dall'altra. Chiaramente anche. Può valere anche il viceversa, cioè in questo caso non viene sfruttato, ma quando sono in collegamento tutti e due possono inviare e ricevere qualcosa dall'altro perché sono in peer-to-peer. Se si collegano a un terzo, sono tutti e tre collegati, quindi a questo punto se è uno che invia riceverà tutti quelli collegati riceveranno e l'altro che invia come nel caso della chat alla fine, quindi in questo caso è peer-to-peer, ma c'è quasi un concetto di client-server. Il vantaggio qual è? Che per far funzionare questo meccanismo io non ho bisogno di avviare l'applicazione mobile e dirgli guarda che l'indirizzo IP è quello del tuo gestionale oppure della gestionale, comunica con il device che è quell'indirizzo IP, cioè anche se potrebbe essere implementato con un client server, il vantaggio che abbiamo da questo punto di vista qual è? Che come dire. Possiamo fare una cosa simile client server, ma quando la lanciamo e come dire, i due oggetti si accoppiano comunicando con delle porte, non dobbiamo dire all'uno dove si trova l'altro, che indirizzo IP ha, non dobbiamo dirgli praticamente niente. Mi veniva la parolaccia, ma è vero che qua si può anche sdoganare, ma non dobbiamo dirgli proprio assolutamente nulla. Direi che con gli esempi siamo quasi. Questo è un altro esempio ancora, poi ne ho anche un ufficiale.
la mia shoutboard. Anche qui siamo in un contesto simile a un client server. Che cos'è? Questo è uno schermo bianco che io posso lanciare nel mio device, ad esempio Android, che in questo caso, vabbè, nel nostro caso, come dire, è un telefono, ma magari potrebbe essere un tablet, che così si vede meglio, e potrebbe essere una lavagna fatta per i messaggi. Quindi io ho uno schermo, adesso qui parte e mi stamperà qualcosa forse. Ok, questo ready bruttissimo, però io adesso giro il telefono, lo oriento così, perfetto, che così ha più senso. Immaginate un tablet, se avete un open space, avete delle divisorie, voi prendete un tablet, lo mettete così, ready, e avete, come dire, il vostro, avete la vostra lavagnetta. E cosa potremmo fare? Potremmo ad esempio lanciare in questo caso il controller, questo è il sorgente del controller, o su Windows o anche su un telefono, perché adesso qui non abbiamo fatto la prova Android, però cioè lancio il mio applicazioncina client proprio banale, faccio la connect, qui addirittura ci ho messo la spia che è diventata verde. Oh, stasera ancora non ha fallito una connessione, quasi hanno fatto un gran lavoro, perché un tempo c'aveva molti più bug, questa era un po' buggata, ma quindi c'ho ancora il client di prima sto lasciando applicazioni aperte, c'ho il mio coso e magari non so, devo fare una cosa, sono un po' impegnato, potrei dire guarda, metto la scritta gialla, scrivo occupato, faccio un set message e qui non succede niente, sei collegato? Oh, le ultime parole famose, come sempre. Aspetta che magari lo rilanciamo, se non questo magari l'altro. Eppure mi ha dato la connessione, quindi di solito quando mi dice che si collega, sì, adesso si è collegato perché si è spento tutto. Ok, riprovo, stavolta faccio prima. Oh, ok, adesso funziona. Quindi vabbè, avete già capito più o meno che diavolo fa sto accidenti. Ci scrivo così, ci scrivo non disturbare, set message, e il mio tablet fa vedere che non mi dovete disturbare perché sono concentrato, mi sto impegnando, e quando mi libero scelgo un altro colore. Poi qui ovviamente ho messo il selettore, ma potrebbe essere, pensate, non so, delle emoticon, cioè uno si può divertire veramente nei modi. Qui posso scrivere libero e quindi faccio un set message, e così nel mio tablet che è appeso, c'è un modo molto intelligente di usare un tablet, quello che costano, però vabbè, anche se costano, vuoi mettere la licenza di Delphi e un tablet comprati apposta per dire questa cosa l'ho fatta io, cioè non ha, certe cose non hanno prezzo, giustamente. E, ok, a parte le minchiate, quindi più o meno avete capito, anche qui c'è il solito manager, c'è il solito profile, stesso nome, e la questione si svolge sempre allo stesso modo, quindi update resources. Ecco, forse l'unica differenza è che in questo caso abbiamo delle risorse in mirroring, ovvero cosa succede? Che sul nostro display, che sta sul dispositivo mobile, nel profile, non abbiamo azioni, ma abbiamo questa volta finalmente delle risorse, cioè abbiamo risorsa 0 e risorsa 1. Kind mirror, cosa vuol dire? Che in questa applicazione noi stiamo facendo il mirroring di risorse di un'applicazione remota. Cosa vuol dire? Che da qualche altra parte, quando noi ci colleghiamo, c'è un profilo che ci espone queste risorse, e noi in questo caso facciamo il mirroring, cioè cosa vuol dire? Le portiamo da questa parte. Quindi mirror name message text, qui piuttosto che resource 1 sarebbe meglio averci il name, ma va bene. Abbiamo message text e message background color. Fare il mirror cosa vuol dire? Che io qui definisco delle risorse, e quando cambiano, ad esempio quando mi cambia il testo, mi cambia la risorsa dello sfondo,
io vado a fare qualcosa, perché ovviamente per ogni risorsa vedete che ho degli eventi. Cioè, quando ricevo il message text faccio qualcosa, quando ricevo il message background faccio qualcos'altro, ovvero cosa vado a fare. Cioè, qui il codice sono veramente, sono forse 20 righe di codice. Cioè, solito parto dal testo vuoto, autoconnect. Il ready lo scrivo quando... Ah, ecco perché prima è andato in errore, perché quando fa ready lui fa... tenta l'autoconnect alla creazione, quando scrive ready vuol dire che ha già beccato il client, quindi funzionava già. Io gliel'ho fatto rifare, quindi di fatto gli ho scollegati, motivo per cui non andava. E quindi qui cosa succede? Che dice quando viene aggiornata la risorsa 0, cioè message text, prendo il valore come stringa e lo pianto sulla label. Quando viene aggiornato il valore del color, prendo il valore come integer e lo imposto come fill color del mio rettangolo che contiene la label, quindi che praticamente fa da sfondo. Quindi io ho due risorse, mi iscrivo agli eventi di quando cambiano prendo il valore tipizzandolo a seconda di cosa si tratta. Essendo in mirroring vuol dire che quando l'app profile si aggancia all'altro app profile, qui le risorse sono definite come mirror, nella mia applicazione ci sono ovviamente le stesse risorse, resource collection, sono definite anche qui 0 e 1 come le azioni di prima, hanno lo stesso nome ma qui sono shared. Quindi io dico questo profilo ti dà due risorse, sono condivise, l'altro dice il mio profilo stesso nome quindi farà il pairing. Ha queste due risorse, ma sono in mirror. Ovviamente io potrei definire dall'altra parte delle risorse condivise di cui faccio il mirror qui. Cioè, la cosa è bidirezionale perché siamo sempre in un contesto peer-to-peer. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui faccio il pair, i due profili si trovano, uno espone le risorse, l'altro fa il mirroring e avviene l'aggancio. Quindi di fatto questo set message che cosa fa? Va tra le risorse, trova quella con questo nome e gli dice: caro, il tuo value è il testo che ho messo nel memo. Cara risorsa message background color, il tuo value è il colore che abbiamo selezionato. Nel momento in cui il value cambia, tramite ovviamente il remoting del tethering, dall'altra parte c'è il tethering che si accorge, riceve questa notifica e mi dice: guarda che abbiamo ricevuto un aggiornamento per questa risorsa. Prendiamo i valori e mettiamo lo sfondo nel riquadro e il testo nella label. Quindi praticamente con 20 righe di codice, 30 righe di codice di qua e 20 di qua, forse meno, abbiamo fatto un'interfaccia dove noi cambiamo il colore, il testo e lo andiamo a trasmettere a un qualcosa che sta su un altro dispositivo, su un'altra piattaforma, che visualizza il nostro messaggio e il nostro colore, poi ovviamente potremmo decorarlo con colori di primo piano, colori di sfondo, potremmo metterci degli smile, cioè potremmo divertirci nel modo che riteniamo più appropriato, fargli fare il verso del maiale in curva, se vi piace. Se vi piace. Ultimo esempio di quelli almeno che ho prodotto io, è qualcosa di più, di molto pratico in questo caso, che è PowerPoint Automation. Ovvero cosa vuol dire? Sapete tutti chi fa normalmente le conferenze, che ha quegli aggeggini in mano con cui manda avanti e indietro le diapositive. Ecco, qui c'è qualcosa di molto simile, ovvero abbiamo un player fatto con la VCL, quindi con un file di stringhe, vabbè, ok, cioè le stringhe sono una gran fantasia, potevo anche scriverle direttamente. Un player che è fatto in questo modo, ovvero ci apriamo una presentazione PowerPoint, la possiamo riavviare, possiamo uscire dall'applicazione e possiamo navigare tra le slide. Quindi qui stiamo praticamente avviando una presentazione PowerPoint però col controllo, quindi con Office Automation. Anche questa è un'altra delle cose in cui Delphi eccelle, perché è veramente semplicissimo. Basta importare l'interfaccia COM di PowerPoint e praticamente come Hole Variant, la nostra PowerPoint app la possiamo pilotare direttamente dall'applicazione. Cioè, cosa facciamo? Quando iniziamo la PowerPoint app è unassigned, quando usciamo ci dobbiamo ricordare di fare il quit, perché
Quindi adesso magari qui ho ancora il demo, aperto, beh, tutto più riapro la stessa presentazione. Questo connect fa l'autoconnect all'applicazione remota, che è il nostro telecomando. Quando usciamo, chiudiamo l'applicazione. La open, vedete cosa fa? Ci fa scegliere, fa la open dialog della presentazione, quindi questo è il componente, lo possiamo testare anche a design time. Ci fa scegliere la presentazione PowerPoint da lanciare. A quel punto poi lo mandiamo in esecuzione, quindi se non confermo usciamo, se lo confermo andiamo a vedere se PowerPoint è già avviato, in tal caso facciamo quit e ripartiamo, creiamo la nostra PowerPoint application, cioè avviamo PowerPoint, lo rendiamo visibile, apriamo la presentazione e poi facciamo presentazione attiva, run, cioè la mandiamo in esecuzione. Se io ci provo, quindi la connessione abbiamo detto, no, c'è il tasto apposita, poi ovviamente con questa PowerPoint app, ad esempio il Next, cosa facciamo? Andiamo sulla presentazione attiva, andiamo sulla vista e passiamo alla slide successiva, la precedente, eccetera, eccetera. Cioè, restart, io che mi sono lambicato per cercare un metodo restart, poi ho detto, ma cavolo, fare restart basta che andiamo allo slide 1, siamo... non sapete quanto ci ho pensato a trovare un metodo restart, poi ho pensato, ma basta andare alla prima, no? Se vogliamo tornare all'inizio, vabbè, a volte mi... Qui c'è l'action list update, cioè mentre l'applicazione gira e gestisce gli eventi, andiamo a vedere se PowerPoint è avviato e se c'è la presentazione, in modo da capire se possiamo abilitare l'uscita e l'apertura, oppure se abbiamo, come dire, una presentazione caricata e quindi possiamo anche navigarla e riavviarla. Ovviamente qui abbiamo delle azioni di cui, come potete immaginare, nella profile avremo fatto il mirroring. Quindi se noi ad esempio scarichiamo la presentazione o non la carichiamo, queste slide previous action, next action, qui saranno disabilitate, quindi essendo shared, essendo mirrorate dal nostro telecomando, anche il telecomando lo farà vedere come spente. Cioè il telecomando riceve in automatico gli aggiornamenti di queste azioni nel momento in cui il comando non è disponibile, qui è spento e di là è spento. Nel momento in cui carichiamo la presentazione, ovviamente si accende. Quindi, come facciamo? Intanto facciamo questa cosa, andiamo su Android e gli lanciamo il nostro PowerPoint remote. Così qui si è il leone si è addormentato. Intanto lui compila e lancia l'applicazione, sta facendo il packaging. Qui è diventato anche abbastanza veloce, tutto sommato. Probabilmente l'aprirà in verticale perché non gli ho dato un orientamento specifico. Sì, non è che sia il massimo. Vediamo se in orizzontale è meglio. Sì, dai, un po' più bellina. Poi qua appare sgranata, mentre sul device non lo vedo sgranato, stranamente. Quindi siamo in questo contesto. Ovviamente aspetto a fare connect perché lancio anche il client su Windows, quindi siamo in conferenza, cosa facciamo? Devo aprire la presentazione, non la apro normalmente, ma uso, vedete che le azioni sono spente e se noi facciamo un connect, vediamo se riusciamo a collegarci all'applicazione remota, connected, queste dovrebbero essere, vediamo se si è collegato perché alle volte... Mentre non ho messo l'auto update, sa che non ho messo il notify update. Aspetta che magari lo proviamo in diretta, perché ovviamente questa è una cosa che è dispendiosa e quindi è configurabile, però sarebbe bene in questo caso. Forse non c'è qui notify updates, non lo vedo, dov'è che non lo vedo? Notify updates, abilitando questo dovrebbe fare il suo lavoro. O forse andava abilitato di là. No, forse l'ha abilitato di qua, perché qui sono shared, cioè sono condivise, quindi è qui che devo decidere se quando le attivo o le disattivo, devo comunicare agli altri o meno il fatto che siano aggiornate.
riproviamo un attimo a fare il giro, ovvero rilanciamo il nostro. Beh, adesso lo vado a rilanciare da qui, che così vediamo se ci riesco da. Quanta roba, PPT remote. No, scusate, giustamente devo. A parte che mi ha lanciato quella di prima, la devo aggiornare perché ho fatto una modifica, quindi andiamo a sostituire, siamo sicuri. Quindi la lanciamo. Lanciamo il remote sul nostro Telefunken. Dopodiché andremo a. Vediamo se ce la fa. Dopodiché andremo a lanciare il nostro client, così facciamo anche questo test. Ok, torna in orizzontale, perfetto, così. Ok, qui lanciamo il nostro PPT player senza debugging perché siamo fiduciosi. Connect, vediamo se riusciamo a collegarci ancora all'applicazione. Niente, rimangono attive. Per qualche strano motivo, forse mi sono dimenticato qualche cosa di nuovo. Ah, beh, che qui però questa è la simulazione del tab. Però non sto effettivamente perché stavo guardando effettivamente sull'applicazione, cioè sul telefono, ma non viene cliccato. Quindi forse è l'effetto per il fatto che io sto cliccando sullo schermo. Vabbè, comunque questo è un di più, quindi poco importa. Faccio qui la open, quindi vado a scegliere la mia presentazione. Ho qui un sample, una presentazione di prova. Proviamo a vedere questa qui. È partita la presentazione in diretta. Forse dovreste anche riuscire a vederla. Quindi sul mio telefono, se io provo ad andare a destra, vediamo se fa qualcosa. Tanto vediamo se funziona questa. Sì. Quindi il controllo applicativo funziona. Qui si direbbe che non funziona. Aspetta che provo a ricollegarlo, va che magari. Niente, proviamo a rilanciarla. Il bello della diretta, avrò fatto troppi connect. Ah, perché si connette anche all'avvio questa qui. O forse quella di prima. Allora, partiamo proprio da zero, così. Perfetto, il mio dispositivo è in condizione ottimale. Se lo dici tu, connect, vediamo se ce la facciamo. Non mi sembra molto reattivo, anche se mi dice connect. Niente, in questo caso non vorrei essermi sabotato, autosabotato l'esempio, ma teoricamente avrebbe dovuto funzionare. Vediamo se lo ricollego da qui. Allora, qui funziona sempre. Hola, adesso è partito. Ok, quindi questo lo posso ridurre icona sotto la presentazione. Se pigio i tasti sul telefono, ecco, voi vedete che qui si muove e la presentazione va avanti oppure indietro in questo caso. Quindi sta funzionando e ci siamo fatti praticamente il nostro telecomando PowerPoint, come dire, personalizzato sul nostro telefono. Ovviamente qui potremmo metterci il restart, potremmo metterci un sacco di funzionalità, quindi possiamo parlare con un'applicazione che tramite Office Automation potrebbe fare delle cose su questa presentazione di PowerPoint al posto nostro tramite l'applicazione Delphi, quindi è sempre un prototipo, come dire, di telecomando, quindi nulla di più, però è già una cosa, insomma, più utile. Quindi invece che spendere 40 euro per prendere un telecomando, voi ne spendete 1000 per le licenze di Delphi, però almeno l'avete fatto voi, potete ganassare. Vabbè, adesso sto scherzando, perché potete scaricare la versione community e gratuitamente farvi il vostro telecomando e stupire gli amici, soprattutto quando sono ubriachi, così sono più reattivi e più inclini a apprezzare certe cose con questi esempi. Concludo giusto proprio con un esempio,
finale presi ad esempio da quelli di Embarcadero, perché questi me li sono fatti io, però trovate anche tra Embarcadero delle cose, ad esempio questo è interessante, che avevo visto, c'è un server app, cioè c'è un'applicazione che prende degli screenshot oppure fa un live cast, che infatti ho detto cavolo come fanno a fare il casting, dopo ho visto che c'è un timer che a tempo prende gli screenshot, quindi ok, non è proprio una cattura video vera e propria, però grazie al tethering potete lanciare il vostro client. Li lancio sempre su Windows, così faccio prima, altrimenti mi ci vuole la client app. Fate connect, vediamo se si collega. Working with, ecco qui mi dà anche il nome dell'app profile, cioè quel text, quella proprietà text la potete personalizzare mettendoci il nome che volete, e qui mi sta dicendo sto lavorando con la server app, quindi se voglio prendere uno screenshot schiaccio qui, la cattura viene di qua, ha preso l'immagine e poi l'immagine è arrivata a questa applicazione, quindi risorsa ricevuta alle, c'è il size, quindi qui stiamo trasferendo qualcosa di un po' più corposo, di stringhe o colori, quindi start live cast, di fatto c'è un timer che ho visto che ogni tanto cattura degli schermi, cioè semplicemente invece che fare uno screenshot lui continua, e quindi noi qui lo vediamo aggiornarsi perché in ogni screenshot compare lo screenshot e quindi fa l'effetto profondità tipo anni 80, quindi lui periodicamente adesso, cioè noi quello che abbiamo fatto con Start Live Cast è lanciare un'azione che periodicamente fa lo screenshot e aggiorna una risorsa che è il video. Nel momento in cui dall'altra parte viene aggiornata, qui viene notificato e ovviamente la schermata viene catturata. Però il nostro live cast non è un dammi lo schermo, è un avvia la campionatura, lui parte quando lo schermo viene cambiato, questo viene notificato e l'immagine passa di qua. Quindi questo è un esempio, ovviamente qui lo posso stoppare, cioè dico l'altra applicazione smetti di catturare, e quindi non aggiornando più l'immagine qui non viene più aggiornata, ma se faccio lo screenshot a quel punto ogni volta che io lo faccio anche di frequente vedete che l'immagine viene aggiornata qui e cambiando lui è notificato e la recupera. Qui c'è un po', adesso non il codice non mi ricordo, c'è un timer, però vedete che il full shot è una creazione di memory stream, passa a zero, poi capture fa la cattura dello schermo e lo salva nello stream, e poi dice la risorsa zero, quindi non va neanche per nome, va proprio secco per, sarà l'unica risorsa condivisa immagino, quindi se andiamo a vedere nella profile troveremo che c'è una risorsa, probabilmente immagino shared, che si chiama BPM cast, ecco di solito andare per nome. Stavolta rest type non è più un data, cioè una stringa, un colore, un integer, ma è lo stream che sta a indicare che, cioè quello che noi mettiamo come valore è lo stream in cui abbiamo caricato i dati, cioè abbiamo preso la schermata catturata, l'abbiamo messa in memoria in questo stream, riavvolgiamo lo stream come se fosse un nastro all'inizio e lo passiamo come valore alla risorsa. Quindi il tethering cosa fa? Se lo andrà a leggere, prenderà tutti i byte e li porterà direttamente sull'altra applicazione che è il nostro client, che quella risorsa l'avrà anch'esso dichiarata, immagino qui, però è in mirror, in modo che faccia il pair con quella shared dall'altra parte, e nei momenti in cui mi arriva una risorsa, qui cosa facciamo? In synchronize, perché dobbiamo andare a visualizzare un'immagine, prendiamo la size, vedete che value, in questo caso è stream, se è uno stream o se sono dati semplici va indicato per una questione di ottimizzazione, se è una risorsa di tipo stream il framework diciamo si adopera in un altro modo per una gestione diversa rispetto a quello di una semplice stringa. Quindi qui prende il size, va a scrivere il size dell'immagine eccetera, poi
position zero, quindi inizia a prendere lo stream della risorsa, lo si assicura che riparta dall'inizio e poi lo praticamente lo legge tramite la JPEG image. Quindi dall'altra parte metto i dati nello stream e lo metto all'inizio, qui lo metto all'inizio, li rileggo e di fatto sto leggendo i dati che arrivano dall'altra applicazione. Quindi è come avere un puntatore a un registratore con dentro tanti byte che viene registrato e portato all'inizio e inviato in dote a questa applicazione che lo prende, carica i dati e li mette all'interno di praticamente di un'immagine JPEG, perché questo è un JPEG. Poi lo assegna e noi lo vediamo a video. Però alla fine vedete che anche qui si tratta solo di enumerare i profili, come dire, connessi, controllare quali sono, andare a eseguire delle azioni che sono remotizzate, quindi in realtà diventano azioni che vengono eseguite dall'altra parte. C'è il passaggio della password perché c'è una password e dei timer che si abilitano o disabilitano perché vanno così a controllare eventualmente le connessioni e fanno un autoconnect. Dall'altra parte ci sono le stesse azioni, ma c'è ovviamente il codice effettivo, quindi startcast abilita stopcast, spegne il timer. Il timer quando viene eseguito cosa fa? Periodicamente va a fare un execute dell'azione di full shot, che a sua volta fa uno stream in memoria, ci carica i dati catturati col capture, che è poi la roba che vediamo qui, shot create, screenshot, mette nel bitmap e poi lo porta di là, quindi praticamente pochi, cioè il codice più complesso è quello per fare lo screenshot, che si può prendere come dire per assodato e è morta lì. Quindi la cosa interessante è salvare in una risorsa e quindi il sistema dice guarda che è cambiata, dall'altra parte ah è cambiata, allora vengo, prendo, visualizzo e in questo modo trasferite dei dati da un'applicazione all'altra, senza ovviamente dire chi è il client, chi è il server, che indirizzi IP hanno, quindi è da quello che si intende zero configuration. Si fa un autoconnect, ci sono delle porte con cui comunicano, quando si trovano si danno due bacini e nei momenti in cui si piacciono si collegano e a quel punto ciò che può essere eseguito da una parte o dall'altra viene in mirroring, viene eseguito, ciò che può essere condiviso come risorsa viene condiviso. Si può fare tutto in maniera automatica oppure ci sono, come si vede qui, dei metodi per accedere ai vari profili e per conoscere i manager e quindi andare a gestire un po' le cose in maniera più manuale se uno vuole fare una cosa più raffinata. Torno alla mia presentazione, anche se poi eravamo arrivati qui e poi era coi demo. Quindi, cosa abbiamo visto? Automazione PowerPoint, quindi come fare un'automazione della PowerPoint, prendere il controllo, leggere dei codici a barre, fare una chat volante, quindi anche cross-platform, quindi magari in una rete. Vogliamo ridere del capo, lanciamo i nostri applicativi, a un certo punto quando li chiudiamo si cancella tutto e quindi non abbiamo un server centrale intercettabile dove ci rimane un log di quello che ci siamo scritti. Potete comunicare dei messaggi, potete fare degli scherzi di cattivo gusto come quello del porcello, magari anche un po' più raffinati, però ecco, se volete delle... Non so se riuscite a vedere, sì, probabilmente la vedete là, forse avete la... Vi sto bloccando con la testa le slide. Ok, quindi adesso dovreste vederla un po' meglio. Quindi queste sono un po' le idee che abbiamo visto, ma in realtà di idee ce ne sarebbero tantissime altre, come catturare delle foto da un telefono, magari siete in un evento. Date in giro un'app e la gente quando fa la foto e si collega trova un'altra applicazione che le colleziona e fa un carosello, che ne so. Oppure, non so, vi siete fatti un quiz, avete la vostra applicazione desktop, come abbiamo visto nella live precedente, che trovate anche nel canale, rimane per 14 giorni, quindi per qualche giorno rimane ancora, anche se ho fatto un caricamento anche su YouTube, quindi le sto tenendo visto che sono
come dire, molto, molto spiegate, quindi stanno bene anche come sessione. Non so, avete fatto un quiz su grande schermo, ci sono le domande. Magari voi ogni controller date un telefono a ciascuno, fate scaricare un'applicazione e dentro c'è, non so, 1, 2, 3, 4 per le alternative, è un codice che attiva gli utenti come player 1, player 2, potreste usarli come controller per fare un gioco multiplayer, chiaramente sono tutte ispirazioni, oppure potreste scambiarvi invece che delle chat dei messaggi vocali, potete registrare come stream. Passare lo stream dell'audio piuttosto che un testo banale come nel caso della chat di prima, oppure magari lanciare un'azione che attiva la registrazione di un audio su un'altra applicazione che aggiornando la risorsa ve lo restituisce perché fate il mirroring e quindi registrate a distanza, cosa che comunque è illegale, per cui vabbè, è una bella idea, ma fare un telecomando per un media player oppure. Il fatto che si possono usare canali diversi vuol dire che voi potreste essere un'applicazione con un tethering manager e dei profile che ricevono delle risorse e tramite un altro manager, magari che invece ragiona non col wifi ma col bluetooth, fare di nuovo lo share delle stesse risorse in modo che qualcun altro possa fare il mirror col bluetooth. Cioè cambia qualcosa via wifi. Viene aggiornato sull'applicazione correlata che via Bluetooth ne fa aggiornare un'altra e potreste fare una rete o una cosa anche molto più complessa. In breve, poi se mettete un'applicazione del genere su un telefono, cioè potete veicolare, non so, la posizione GPS, accelerometro, la luminosità, cioè il telefono ha una marea di sensori, a volte 12 o anche di più. Di qualsiasi tipo, bussole, eccetera, qualsiasi dato volete avere su un'applicazione desktop senza dover andare a individuare un indirizzo IP che sul PC è comodo, ma sui device si fa un po' più fatica. Lanciate l'applicazione, catturate con l'API apposita il dato che vi interessa e ve lo condividete direttamente sul desktop, laddove il PC o il Macintosh magari non ha un GPS, non ha dei sensori, e a questo punto. Se avete altri suggerimenti, magari nella chat, se vi viene in mente qualcos'altro che si potrebbe fare con un altro scenario, però secondo me alla fine il limite è solo la fantasia e la comodità è proprio nel fatto che una volta definite le stringhe accoppiate e come dire, attivato il meccanismo, le applicazioni si cercano e parlano automaticamente. Io ovviamente ho sempre usato l'autoconnect, ho lanciato più applicazioni, alcune si collegano all'avvio, alcune col pulsante e quindi a volte non funzionavano perché magari facevo una doppia connessione, però come dire, andando a raffinare, a usare le funzioni giuste, si possono anche, cioè, il sistema si può anche gestire, lasciarlo lavorare in automatico, ma gestire ad esempio i manager. Visualizzare, dargli una descrizione, cioè capire anche più o meno in maniera intelligibile quali sono i dispositivi collegati e quindi fare una cosa come praticamente una connessione Bluetooth, come una cosa del genere, quindi remotizzando logica o risorse in totale libertà. Basta, direi che con gli esempi abbiamo finito, ho finito e quindi. Non so se avete delle domande o meno da fare o delle curiosità, se c'è ancora qualcuno. Adesso qui vedo, ho perso un po' la cabina di regia. Ok, vedo ci sono sopravvissuti in due, quindi non so chi è ancora collegato. In ogni caso, se avete delle domande sono a disposizione. Anche questo video comunque rimarrà sul canale per un paio di settimane, direi. Adesso vedrò per la prossima settimana se riesco a preparare qualcos'altro o meno da presentare che possa essere sempre di interesse. Poi inizierò anche a condividere sui social, sul blog anche gli indirizzi del. Come vedete il gatto non si muove, quindi lui è ancora lì, è ancora fermo nella sua posizione, la mascotte, quindi non reagisce.
No, a me questa tecnologia mi sembra molto interessante, quindi se non l'avete mai presa in considerazione, sicuramente, cioè, fate qualche test, fate qualche prova, perché con poco sforzo, veramente poche righe di codice, veramente 2 minuti. Quindi una volta che avete configurato Delphi, avete un dispositivo Android, un'applicazione mobile, la fate nel giro di pochi secondi, vedete che potete metterli in comunicazione e fare degli effetti, diciamo, strabilianti o delle cose, a parte gli scherzi, nel senso, a parte fare degli scherzi, anche delle applicazioni che possono essere utili e molto utili. Allora, ne approfitto finché c'è, ma che lascio a futura memoria, vi segnalo degli eventi, ad esempio il Delphi Day. Visto che stiamo parlando appunto di Delphi e cose correlate, adesso vado a recuperare l'indirizzo che ci sarà alla fine, verso la fine di giugno, il 22, il 23 e il 24, così facciamo anche, vi lascio l'indirizzo. È la conferenza annuale per sviluppatori Delphi che si terrà appunto il 22, 23 e 24 in modalità online, perché ancora, diciamo, forse un po' presto per iniziare a sperimentare, come dire, dal vivo, anche se prima o poi si spera che. Uè, si è svegliato! Si è svegliato di soprassalto. Se vedete il programma, ho una sessione anch'io sui Cognitive Services, che secondo me è una cosa molto molto carina di Azure. Cioè servizi di machine learning che sono già allenati, vi fanno riconoscimento facciale, vi interpretano un testo e vi dicono qual è il mood, positivo, neutrale, negativo, vi trovano le persone uguali all'interno di foto eterogenee, c'è il text to speech, ci sono un sacco di funzionalità, e nella mia sessione farò vedere in Delphi come interfacciarsi a questi indirizzi. Sarai uno di... Sì, sono... Ci sono vari argomenti. Sul club di Delphi Club Italia c'è stata un po' di discussione per il fatto che si diceva che gli argomenti sono sempre un po' simili, di anno in anno, però ci saranno secondo me sicuramente delle novità anche da Marco Cantù, che interverrà comunque sul futuro di Delphi, quindi si parlerà di Whirl, però la libreria REST, però versione comunque nuova, quindi ci saranno sicuramente delle cose interessanti, nuova versione di Firebird, ci sono delle sessioni, quindi gli argomenti, come dire, sono un po', cioè magari possono sembrare sempre gli stessi, ma sono sicuro che trattando versioni nuove e novità ci saranno senz'altro delle cose nuove da vedere. Io ho quell'argomento, comunque sul sito ufficiale trovate tutto il programma, e per partecipare praticamente vi dovete iscrivere, sarà fatta via Zoom, dovete iscrivervi a sessione per sessione quelle che vi interessano nei vari giorni. Quindi adesso inizierò anche a preparare quel materiale, così. E sì, l'obiettivo anche quello è, come sempre, trovare un tema che, anche se è un po' da studiare, possa essere comunque divertente, insomma, per vedere un po' di cose che si possono fare con Delphi, però sempre particolari, sempre con l'idea di divertirsi, perché almeno, cioè, per lavorare c'è il lavoro e poi bisogna anche un po' ogni tanto ovviamente rilassarsi, altrimenti si diventa sclerotici, come si può dire. Niente, ringrazio chi ha partecipato anche stasera alla sessione, ha resistito per 2 ore fin dopo la mezzanotte, e non è corso a vedere la reunion di Friends, che io ho già visto, quindi che oggi c'era in questo evento. Per cui grazie per il follow che si è iscritto in questi giorni. Direi che per stasera è tutto, quindi io, come dire, do la buonanotte a tutti quelli che sono ancora collegati, ringraziandoli ancora una volta, e eventualmente ci sentiamo la prossima settimana, salvo imprevisti, per qualcos'altro che adesso vedrò. Se avete dei suggerimenti, c'è sempre i miei contatti sia sul canale, ma poi...
sui vari social sapete dove trovarmi, quindi se avete un argomento di cui volete parlare, eventualmente si può prendere in considerazione, magari fare una giornata della settimana. Questa è un'idea che mi era venuta per fare un Delphi a 360 gradi, ovvero, non so, partire dalle basi, anche per chi non lo conosce, e vedere un po' tutto, magari avere una giornata proprio di e fare un po' di coding interattivo, così magari anche la chat si ravviva e qualcuno che può essere interessato, oppure sperimentare delle librerie. Quindi se avete delle librerie che non conoscete e vorreste sperimentare, che magari non conosco neanch'io, si potrebbe fare una live dove, senza averla né mai vista né provata, andiamo a come dire, a sviscerarla, a buttare un occhio e a testarla, così insomma ci divertiamo anche un po' live e teniamo anche viva la chat con dei suggerimenti, piuttosto che una cosa così unidirezionale, che spero che comunque abbiate apprezzato. Non mi trattengo oltre, quindi grazie di nuovo per la presenza, ci vediamo direi la prossima settimana, e un saluto a tutti e alla prossima.